Raga, benvenuti. Per vostra informazione, io dubito di essere arrivato a una live così tanto scoppiato come lo sono oggi, quindi voi dovrete avere molta pazienza, molta calma a gestirmi. Mi dovrete guidare voi. Vi direi quasi vi direi che i plan oggi li dovete fare voi. Comunque, benvenuti su Radical Red Hardcore Nuzlocke. C'è un weekend da raccontarvi, sarà tremendo. Non ho neanche voglia di cercare qualcosa di diverso da Poké e Chill come base. Meno. Grazie. Devo ancora aprire tutti i documenti, eh? Intanto c'ho Lord Bruce, c'ho Abdullah Blula, c'ho Feratami, c'ho Wii, c'ho Muori Male. No, la live c'è. È che oggi sono stato a Torino per accompagnare la mia ragazza a farsi un tatuaggio. Tra l'altro un tatuaggio di Cyndaquil, quindi figo. Però tipo sono in giro dalle 7 di mattina e sono tornato alle 18:30. Ho fatto il tempo di farmi una doccia, mangiare, fare 20 minuti di sonno. E adesso siamo qua pronti. Non sono pronto. Siamo qua. Tutto, qual è il contrario di pronto, impreparato, stanco? Sono stanco. La sera prima ovviamente concerto all'Alcatraz, quindi non benissimo. Tra l'altro ne approfitto per salutare il ragazzo che mi ha riconosciuto all'Alcatraz. Scusami, stavamo andando verso l'uscita, avevamo il treno, plus avevo appena preso una botta nello sterno mai vista dal pogo. Quindi probabilmente mi avrei visto in delle condizioni. Un ratto sembravo, un mostro in moto. Ah, ciao, come stai? Vabbè, questo sono io. Prendere o lasciare, baby. Fatemi aprire tutti i documents, Valan. Oggi abbiamo il percorso della muerte. Oggi abbiamo l'incubo. Sarà molto divertente quest'oggi capirci qualcosa su Radical Red. Snow, sand, sabbia che entra nel pisello. Questo è quello che ci attende. Allora, mini boss. Noi la volta scorsa ne avevamo tritato già uno. Se non ricordo male. Sì, assolutamente sì. Impermanent Snow. E oggi abbiamo. Ah, cazzo, oggi abbiamo la back to back. Ciao Luke, benvenuto, come va? Come va, ragazzi? Io spero che voi abbiate passato un. In teoria, il weekend dovrei riposarmi, ma avrò dei weekend allucinanti tra una cosa e l'altra. Belli, belli, beh, faccio roba figa. Tra le varie cose che succederanno in questi weekend, ve lo dico? Allora, a parte che il prossimo weekend ci vediamo il sabato al Nerd Show. Quindi siete obbligati ad esserci, altrimenti vi sputo in faccia. Ma al di là di questo, Red Calculator. Al di là di questo, al di là del Nerd Show, siateci, è a Bologna. Il weekend. Oh, succedono un paio di cose il prossimo weekend. Lo so, Luke, ti avevo detto che non c'era il Nerd Show. E le cose si sono evolute, alla fine ci sono al Nerd Show. Perdonami, hai ragione. Sapevo che avevo detto a qualcuno che non ci sarei stato. Ma invece il plot twist. Il plot twist è che invece ci sono. Ho parlato evidentemente troppo presto la volta scorsa. Ma quello che volevo dirvi. Allora, intanto la fight di oggi è uno in back to back con il Broski. Ma la cosa interessante è che il weekend dopo io faccio due cose folli. Oh, preparatevi. La cosa che vi riguarda più da vicino è che probabilmente sto impostando tutto quanto sulla schermata, quindi ne approfitto per raccontarvi. Oh, probabilmente la prossima settimana, cioè scusatemi, il prossimo weekend, non questo che arriva, quello dopo ancora, il 25. Forse, se tutto va bene, ma dovremmo essere riusciti finalmente ad organizzarci. Si va a casa nuova,
del Dreddone, l'ho appena detto. Si va a casa nuova del Dreddone e si registra una Kaizo. Non solo per il suo canale, ma non riesco a... Porco Dio. Sto impazzendo. Oh sì! Okay. Oh sì! Oh sì! Gabbio, grazie Gabbio per il Prime, benvenuto. Ha rinnovato l'abbonamento per 37 grazie mesi. Grazie mille. Con ogni probabilità si va a registrare qualcosina da Dredd. Un po' di Kaizo Ironmon e probabilmente anche qualcosina per il mio canale, perché... perché sì, perché la volta scorsa non l'abbiamo fatto, è una cosa che dobbiamo toglierci. E no, 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 spegni la musica del gioco immediatamente, non ce la posso fare. Sabato invece, ve lo dico così, se qualcuno mi becca mi fa solo che piacere, per qualche assurda ragione. Sabato 24 sono allo stadio Senigallia di Como a vedere Como Parma. Voi direte, ma grappo, perché sei a vedere Como Parma? Allora, punto 1, avevo un pranzo in sospeso con Tiamat, volevamo beccarci per parlare un po'. E Tiamat, Tiakemon su YouTube, seguitelo. Punto 2, Strefezza, ovviamente, cioè punto 2 voglio andare a vedere Strefezza allo stadio. Mi è stato tolto, perché la Serie A me l'ha tolto, allora vado in Serie B. C'è la possibilità che io mi presenti con la maglia ufficiale del Como di Strefezza. Tra l'altro, non so se avete mai visto la maglietta del Como. Ne approfitto per chiacchierare un po' con voi, ragazzi, perché sono distrutto. Quindi, datemi un attimo poi. Però, la maglia del Como Calcio, la maglia di Serie B del Como Calcio, per me è la maglia più bella tra Serie A e Serie B che si sia mai vista. Vediamo se riesco a farvela vedere. Devo trovare una schermata. Eccola qua. Cioè, dimmi se non è mostruosa sta maglietta qua. Cioè, texture bellissima. La texture di questa maglietta è eccezionale. Ispirata all'acqua del lago, bellissimo. Tutto figo. E poi, ciao Ale. E poi, appunto, e poi c'è un cazzo di pesce. C'è un pesce cartunesco sopra. Ma che cazzo è? Ma perché? C'è sto pesce di merda con questa faccia, questo pesce bidimensionale che pare una lomomola. Ma che cazzo è? Però è bellissimo, a me fa impazzire, quindi potrei pensare di prendere una maglia di Strefezza. No jokes. No, non è una blu, è un pesce di merda. Cioè, la descrizione, io ho letto la descrizione sul sito del Como della maglietta, c'è scritto che questa, più che una maglietta, è un'opera d'arte realizzata dal designer indiano. Qui non dirò il nome perché lo sbaglierei e sembrerei razzista. Detta dal designer, creata da quest'altro, eh? Tutta questa descrizione seria che descrive quanto è figo il prodotto. E poi... e poi sopra ci hai messo questo fake mon insensato, che però secondo me in realtà dà quel tocco di goliardia che me la fa piacere ancora di più. Storia Instagram per dire che siamo in live, raga. Io domani alle 15 abbiamo Slakoth su YouTube, Pokémon Zaffiro con solo Slakoth. Non so in che condizione arriverò, perché già oggi sono in condizioni improponibili, ma vedremo. Magari le live mi riporteranno il senno come Orlando. Signori, siamo in live con Pokémon Radical Red. Questo è il nostro Mino. Questa è la prima lotta di oggi. Questi sono due allenatori che si seguiranno uno dietro l'altro senza curarci. Questa è la chat e questo sono io. Sono, eccoci qua. Sono completamente distrutto dalla vita. È stato un weekend impegnativissimo. Però proverò a non perdere la Nuzlocke. Vi aspetto. Mi sono ripreso, assolutamente no. Bene, grazie. Grazie Luke, grazie Chainsaw per essere qui, benvenuti, non so più che cosa sto dicendo. Per informazione, ho pareggiato la giornata del Fantacalcio, è stata un'ottima idea mettere in panchina il Shelby per far giocare Uden, sicuramente, grazie Faraone, per quel 10 che non verrà conteggiato. Bene, 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 bene. Non penso che supererò la notte, ragazzi. Mamma mia. Pokémon Radical Red Hardcore Nuzlocke. Allora, adesso mi dovete dare un attimo, ragazzi. Punto 1, dovete sabbare.
Bene. Non fatelo con Amazon Prime. Non fatelo con Amazon Prime. Perché prendo meno soldi. Datemi i soldi veri. No, a parte gli scherzi. Vado a prepararmi uno shaker energetico perché ne ho bisogno. Questo è il nostro box. Questa è la nostra fight. Ok. Obiettivo di oggi: fare questa roba qua. Altra cosa che dovete assolutamente. Ah, tra l'altro, scusatemi. Allora, ne approfitto. Domani iniziamo Pokémon Zaffiro con solo Slakoth. Guarda che bella miniatura. Esatto, è uguale a quest'altra. Perché? Perché non ho avuto tempo di farne due diverse. Magari poi le cambierò. Quindi andate su. Mentre io vado a sistemare le cose, andate sul mio canale YouTube. Punto esclamativo YouTube. Mettete il promemoria. Se non siete iscritti, iscrivetevi e mettete il promemoria alla stream. Che domani ci divertiamo. Also domani sera Kaizo V. Altra cosa, al solito tiriamo fuori il nostro uomo. Apesi Unbound, canale che dovete seguire se volete giocare a Radical Red, altrimenti siete stupidi. Video più importante, questo qua che spiega un po' di switching AI in descrizione nel video. Noi ovviamente ci atteniamo alla descrizione perché è più semplice e più fruibile in live. In più Apesi Unbound ha questo bellissimo, bellissima pagina a cui vi, che vi dà accesso a tutti i documenti. Quindi, Crappo, dove trovi i documenti per Radical? Qui! Non chiederlo, se sei su Creepy Live, se sei su Creepy Live, commenta, canale di ricaricamento, commenta dicendo andate che c'è il modo per vederli. Lo dico tipo ogni live. Nel mio caso l'unica cosa che mi manca è il Dex. Perfetto. Mettilo qua. Oh là, perfetto. Arrivo, raga. Raga, sono talmente scoppiato. Sono talmente scoppiato che ho appena fatto lo shaker, ma mi sono accorto solo alla fine di averlo fatto con l'acqua calda anziché l'acqua fredda, quindi è imbevibile. L'ho messo un attimino nel frigorifero. Dai, sentite, è inutile che stiamo qui a farci le pippette. È il momento di planare ste cazzo di lotte, c'è la mia ragazza a casa che mi aspetta. Per del sesso? No, ho sonno. Non posso farlo. Mi spiace. La storia Instagram è andata. Sì. Allora, questa battaglia che stiamo per planare
È una battaglia back to back. Cosa significa back to back? Significa che dopo Justin Camper, quello che succederà è che verremo affrontati da Fisherman and... Verremo affrontati da Fisherman Andrew. Se volete acquistare il merch di Andrew, punto esclamativo merch, senza poter cambiare ovviamente lead, senza poter cambiare team e logicamente anche senza poterci curare. Quindi saranno due battaglie da plannare in maniera molto accurata. In più siamo sotto permanent snow, ma questo credo che già lo sappiate. Facciamo che allungo il coso. Ora, così vedete tutto, dovreste vedere tutto quanto. Sì, non ha Whiskash, confermo. Come è andato ieri all'Alcatraz? Avrò l'occasione di raccontarvi, però di base bene. In teoria la lead cambia se muore il primo. Sì, però Lollo, l'obiettivo è non perdere Pokémon. È un hardcore Nuzlocke, l'obiettivo... bella idea, però no. Allora, senti, sto Darmanitan di Galar Z. Z significa Zen, giusto? Allora, Darmanitan Galar... Io avevo visto Walrein. Oh sì! Oh sì! Oh sì! Che è un Luca, bravo ragazzo. Bandini 17 ha rinnovato. Grazie Luca per il Prime, mesi. Benvenuto. Finalmente il mese è perfetto, ora non mi abbonerò più per rimanere a 17. Scherzo, e anche voi abbonatevi. Col primo è gratuito Crappo Pipus, Crappo Sessus, Crappo Piselli. Sì. Credo che quel... Grazie mille Luca per il Prime. Credo che quel Frozlass si possa... tankare in qualche modo. Quindi posso senza problemi, secondo me, portarmi come lead questo Pokémon qua. In teoria gli tanco la qualunque. Vi ricordo ragazzi, con Amazon Prime la sabbia è gratuita. Considerato che il mese di gennaio è stato una merda, non, a livello economico non mi dispiacerebbe. Sì, Wailord impara Flip Turn, anche sì, effettivamente, un'ottima osservazione. La domanda è, quanto prende di Scold da Darmanitan di Galar? 40-47, va bene. Con una burn, magari. Sì. Poi. E... Clodsire su Gengar è sempre... Ah, cazzo, però questo è Gengar Levitate. Ok. Clodsire può prendere qualcosa da Tutor, tipo knockoff. Non sarebbe... Che cazzo c'ha il Ghostium? Merda. Questa non è una bella notizia. Per nulla. Oh, Clodsire Unaware sarebbe anche ok. Il problema è che lui, avendo Levitate... a questo Gengar ha ridato Levitate, sembrerebbe. Zoro Kisui su Gengar... Cioè, Sludge Wave, raga, non è piacevole. Se Clodsire avesse l'opportunità di prendere Knock Off, sarebbe più safe. Fammi vedere un po'. Adesso ragioniamo un po' di call. Vediamo se, tipo, Knock Off la prende. Per dire, eh? No, not table. Ciao Ago, come sto? Sono conciato da far... schifo, però dai. Sì, proviamo a portarcela a casa. Sì, no, immagino che Darmanitan starti subito in Zen. Non l'ho dato per scontato vedendolo nel documento. Se Clodsire riuscisse in qualche modo a far del danno a coso. Ma come fai se via Levitate, giustamente? Un po' un problema. Cazzo di Clodsire non ha modo. Sarebbe proprio facile con Clodsire lì, è un buon Pokémon, però non impara nessuna coverage in grado di toccarlo. Purtroppo gli è andato Levitate, cioè gli ha ridato Levitate. Quindi si prende la Z in faccia è greve. E su qualsiasi Pokémon si prende la Z, Ho visto la clip della perdita di Iron Hands alla zona Safari. È stato abbastanza divertente da vedere da fuori, ma immagino sia
Una sofferenza indicibile. Respite Sleep Talk su Clotzer. Ma se non mosse, non è che. Oddio. È pur vero che Gengar è molto fragile difensivamente, quindi. Però, capito, Rock Slide. Cioè, è il meglio che ti trovo. Shadow Ball, Focus Blast, Sludge Wave. Zoroark di Sui è una colma, come vi dicevo. Entrasse di Sludge Wave non è piacevole, quindi secondo me non è il massimo. E poi Shadow Ball droppa, sì, anche da considerare quello. Che Unaware non tiene conto. Unaware non ci salva dai nostri drop. Vabbè, lascialo perdere Gengar un attimo. Cerca le call sugli altri, poi vediamo. Con Kell, Dry Iron Fist, Assault Vest, Drain Punch, Mach Punch, Knock Off e T-Punch. Crassol ha il problema che non fa danni, raga. Crassol è outclassato, cioè. Crassol è stato un buon Pokémon in early game, ma. Cazzo deve fare, raga. Cioè, tanca il giusto, neanche troppo, e soprattutto non gli rifila il danno. Oh, Charizard potrebbe essere una pick, ovviamente lo dovresti giocare. Wakan, però. Ah, cazzo, aspetta, no, è Assault Vest, no, cagata. Cagata, cagata, cagata. No, no, l'avevo notato. Ciao Nico, benvenuto. La mega di Charizard. Ma di certo non entri su T-Punch. Di certo non entri su T-Punch. Quello è il punto. Oh sì! Oh sì! Oh, Waldrain farebbe Oh benino anche su Matteo, avresti dovuto che ha Setaitan. rinnovato l'abbonamento per Grazie, 19 Ago, per mesi. la A resub. dopo. Thanks. Cioè, Zard ha il problema che rischierebbe di entrare su un T-Punch. Specie se ci fosse Waldrain un po' conciato di vita, potrebbe arrivare. E non è il massimo. C'era Tinkaton su Conkeldurr. Avevamo anche già messo l'ultima volta. Però di Drain Punch prende una bella fucilata, anche lui. Sì. Delphox è sempre speciale, quindi immagino che. Però posso andare di Psyshock? Forse. Però non shotti mai. Vero? No, mai nella vita. Ci vai neanche lontano. Turtonator, Will-O-Wisp. Un'altra call. Tanchi abbastanza bene, lo Wisp. Il concetto, quello che mi lascia un po' perplesso di Turtonator, Will-O-Wisp, è che è fondamentalmente inutile in altri contesti. Baxcalibur non lo burni, quello sotto, vi ricordo che è una back-to-back. Baxcalibur non lo burni. E su Barbara col back in Stone Edge, che è molto fastidioso. Scusa, arriva la Lega, che succede? Uno plana battaglia per battaglia, si plana letteralmente tutto insieme. Fa mega planning matto, immagino. È abbastanza folle, sì. Oh sì! Oh sì! Oh sì! Kirito 89 ha Sei rinnovato Titan Belly l'abbonamento per Drum, 15 invece, mesi. come hai intenzione di Buonasera, crappo, gestirlo? buona fortuna. Easycall Crash, Kuplay Ruff. Beh, c'è Waldrain che farebbe benino anche su di lui. Dovresti semplicemente riuscire a farlo entrare. Quanto ha di speed Sei Titan? 73. Ed è Jolly. E ha Slash Rush, ok, no, niente. Siamo sotto Snow, quindi lui ha anche la difesa fisica aumentata. Se va a più 6, anche Waldrain con Fur Coat. Beh, Waldrain con Fur Coat, però Cristo è sotto Snow, in realtà. Mamma mia, frate. Non ha assolutamente senso questo Pokémon. A più 6 con Fur Coat e Sottoneve, gli tiene EQ dopo Belly Drum. Se lo faccio relaxed, cosa realistica.
Tiene 31-37%. Oh, animal. Che cazzo di Pokémon. Che animale, che mostro. Non ha assolutamente senso, Wolverine. Non ha assolutamente senso. Lo fai leftovers e campi finché vuoi. Gestisci Darmanitan e se Titan li gestisci entrambi con Wolverine, ti direi. Anche per risparmiare call su altri. Sì, rimane da capire con Keldur. E quel Gengar. Tu che hai detto me quando l'hai catturato? Beh, allora, ho detto me in una condizione molto specifica. Cioè, perché lì mi serviva un Pokémon per una call. Però in realtà è ottimo, sì sì. È ottimo. Specie perché c'è questo percorso con la neve. Qui è letteralmente uno dei Pokémon più forti che abbia mai visto su sto gioco. Sì, allora, con Keldur lo potresti burnare con Turto. Lo puoi burnare con Turtonator, tanto è Iron Fist come abilità, quindi sei in ciabatte. In realtà Marowak di Alola invece, scusatemi, forse è ancora meglio. Itemless. O addirittura con la Colbur. No, perché si becca. La Colbur aumenta il danno di... Come funziona? Aumenta comunque il danno di knockoff perché è un item o qualcosa del genere. Turtonator con Shell Trap. Più che Turtonator con Shell Trap. No, però Turtonator è meglio. Aumenta il danno da item, ok. E poi sarebbe giù di crit. Però outspeederesti. Beh, outspeederesti in realtà. È per questo, sì. Non c'è modo di star sopra con Turto in culo. Oh sì! Vero? Oh sì! Oh sì! Doflamingok96 ha rinnovato l'abbonamento per 15 mesi. In realtà Marowak sarebbe interessante perché uno, potresti entrare free su un sacco di sue mosse. E due outspeedi se lo buildi bene. Probabilmente Marowak di Alola. Bisognerebbe capire in base a chi c'è dietro. Grazie Dofla per il 15° mese. Benvenuto, come va? In realtà non è per un cazzo male Marowak. Nel momento in cui lo burni con Marowak, poi lo outspeedi anche. Bisognerebbe giusto capire chi magari tra Turtonator e Marowak è più forte dietro. Con Sheltrap non ti serve outspeedare. Prenderesti danni però. E dovresti burnarlo, outspeedare. Quindi, cioè dovresti prendere il danno di Will-O-Wisp e poi giocare a Sheltrap e prendere altri danni. In più non avresti recover. Certo, avresti leftovers, ma a quel punto forse Marowak. Non lo so, sto ipotizzando. Diciamo che o Marowak o Turtonator, a seconda poi di come vediamo la battaglia sotto col pescatore. Sto Gengar, purtroppo Clotsire non ha modo per rompergli il cazzo in maniera brillante. E Shadow Ball drop. Oh sì! Quindi, e Unaware non ci salva da quello. Oh sì! Magna Hill, grazie per il 21° mese. È partito anche Live Train. Ciuf ciuf, direbbe il proverbio. Yamazuke, grazie per i 50 bit. Benvenuto. Madonna. Yamazuke 12 Cirdix 50, numero 47. Le palle. Senti, del capitano Wigglytuff. Gengar quanto è veloce? Si può anche ragionare di outspeedarlo e tritarlo, forse. Zoroark ce la farebbe, però si becca Sludge Wave. Insomma. Ma Spettro tiene veleno. Ma raga, ma sono scoppiato. Ma Gengar Zoroark è assolutamente free. Scusate, sto scoppiando. Oh sì! Oh sì! Oh sì! Finalio ha rinnovato l'abbonamento per 8 mesi. Zoroark è free al 100%. Scusatemi, sono drogato. Grazie mille, Final, per l'ottavo mese. Parte, Live Train! Ed eccoci qua. Scusatemi, Sludge Wave lo tiene perché è Spettro. Io ve l'ho detto che non ce la posso fare oggi. Dovete star dietro. In teoria è ottimo. Poi lo outspeedi se sei timid.
Sì, e lo shot di Shadow Ball. Peraltro è difficile che arrivi Sludge Wave, tutto sommato, potrebbe arrivare. In caso poi lui switchasse fuori Gengar, sarebbe un po' antipatica la situazione, ma immagino che tutto sommato neanche troppo potrei adattarmi con un altro Pokémon a gestirlo e a fare l'entrata, magari un Tinkaton into... Oh sì! Quante sub, grazie, grazie Nimo per il Prime, 27esimo mese, grazie mille. L'abbonamento per 27 mesi, buon pleni. E grazie di anche per il 92, per il nono mese, ho letto 92. Ha rinnovato l'abbonamento per 9 mesi. Sam, ma io non sono Pirla. Grazie mille per le sub, il train che sta volando. Sì, ok, allora in teoria sulla carta questi tre qui più magari uno che gestisca lui tipo anche solo Rest Cheston, Will-O-Wisp e un paio di monster dovrebbe essere una buona call. Illusion dovrebbe essere già contato nell'hit di Shadow Ball, ma non cambia. Diciamo, ipotizziamo che questi siano i tre Pokémon che portiamo per questa lotta qua. Quella sotto com'è? Frostlass. Allora, Barbara col regà è molto difficile da gestire. Non so come fare, onestamente. Barbaragol non ho proprio idea di come approcciarlo. Conta se rompe Illusion. Ah, per quello voi dite. Ok, non era attiva Illusion, lol. Sì, è giù. Quel Barbaragol lì, raga, è un po' un incubo, vi dirò. Allora, quello che mi viene da pensare è che Clodsire vuoterà Absorb paradossalmente. Sì, no, misti, cioè Frostlass con Flip Turn into Zoroark, che ok. Certo che c'è l'Aurora Veil, sarebbe bello poterla togliere. C'è Destiny Bond, che vabbè. Lui sicuramente tira l'Aurora Veil. La domanda è: Barbara col contro Clodsire. No, Liquidation è ingestibile. Ma se io ho Water Absorb, no, questi sono item. Tieni molto bene. Anche se lui va a più 2. Becchi 41-48 di close. E lui si droppa. E tu avresti Ecco. Che non shotta. Però beh, tu sei relaxed, close combat, in linea teorica lo tanchi, ok. Rischierebbe qualcosina sui crit, Clodsire, ma mi sembra la cosa più safe che abbiamo, onestamente. Su Barbaracle. Voi che dite? L'unica cosa è se Frostlass setta Light Clay, sarebbe carino trovare un modo, perché non si droppa perché vuoi tempo. Sì, però Close Combat si droppa dopo che ha fatto Shell Smash, logicamente. Non è che la White Herb è eterna. Gli schermi andavano via con Defog, corretto? Perché io in realtà, per quanto... secondo me... il problema è che lui sarà sempre più veloce di tutti i miei defogger. Brick Break non glielo puoi mica tirare. E non abbiamo Brick Break come MT. Perché qualcuno se l'è scordata. Non so chi però. non so chi si sia scordato Brick Break sulla nave. Di certo non io. Anche con Psico Zanna volendo. Già più interessante. Chi se l'è scordato è proprio scemo. Vero? È un coglione di merda. Sarei anche più netto. Capito?
Perché se fosse sotto Reflect, Barbaracle sarebbe tremendo. Nel senso che farebbe troppi danni e Clotsair non riuscirebbe a gestire. Senti, Psychic Fang chi la prende dei miei? Fammi vedere se c'è qualcuno dei miei che la piglia. Magari si può ragionare. Bro. Eh già. Southland ce lo siamo giocati. Ce lo siamo giocati. Si può qua dire. Psychic Fang non la prende un cazzo di nessuno. L'unico che la prendeva era Cane. Affanculo. Defog ovviamente di Charizard è cringe perché. Beh, allora. No, sì, è cringe. Anche perché Frozlass è più veloce, quindi. In realtà l'unico modo che hai per killarlo, in effetti, è Zoroark. Che è più veloce, non si becca Destiny Bond. Che sarebbe la vera play. Ma c'è lo Bulbasaur per killarlo? Non sotto Light Screen, logicamente. Con Illusion, sì. Noi dobbiamo essere timid necessariamente per outspeedare sia lui che Gengar. Questo è il danno che vedresti. Scusami, posso settare direttamente un Aura Wave su sto coso? Sì, perfetto. Ok. Magari con una spell tag avevamo in programma di dare altro a Zoroark. No, direi di no. Con una spell tag più il danno di Wall Rain di Flip Turn. Dovresti essere messo bene. Fammi vedere Wallrain quanto arriverebbe a fare di Flip Turn. Non 17, vero? 13 sarebbero ottimi roll, logicamente. Però ecco. Un po' fastidiosa la situazione. E poi comunque avresti la rogna di Barbara col sotto Reflect, che è quello il grande problema. Fatti Brave. Sì, no, vabbè, è indifferente quello. Non è rilevante, poi si può ragionare. Il concetto è che tanto non killi, a meno che non dai Wallrain, la Mystic Water, ma Wallrain comunque per gestire se Titan avrà bisogno dei lefties. D'altra parte, regà, Charizard non è più veloce di coso, quindi l'Aurora Veil arriva sempre. E la Hail è permanente, Antimeteo non ce l'ho. Che deve fare uno? Zard Mega non outspeeda neanche sotto tortura. Drampa, non ne parliamo. Ciò significa che sarò costretto quasi sicuramente a giocare sotto Aurora Veil. Se Titan non gestisci con Tinkaton. Sì, ma ho un numero di Pokémon limitati, capito? Io devo ancora gestire Barbaracle e Baxcalibur. È troppo ghiotta, secondo me, l'opportunità di gestire easy due Pokémon con uno solo qua. Cioè, è già fatto. Hanno decisamente più senso altre call. Plus, se lui va più 6 è finita. Senti, Baxcalibur... Non lo conosco come Pokémon, eh? Però
Però Tinkaton. Immagino. Oh, Tinkaton si becca un bel podo e Q. D'altra parte. Wow, perché fa così poco di Gigaton Hammer? Che mi sono perso? Ah, perché c'è Aurora Veil, ok, lol. Lo sto calcolando già sotto Aurora Veil. Peraltro non puoi essere Adamant per outspeedarlo, quindi una serie di situazioni abbastanza fastidiose. Comunque Fake Out più Gigaton Hammer sarebbe ok, potresti anche stollare i turni. Oh wow, c'è la Snow che mi ha disattivato. Wow, merda, ma questo è forte vero. Continua a disattivare. Non c'è un modo per tenerla fissa sta cazzo di Snow. Ogni volta me la disattiva. Su che Pokémon devo fare attenzione? Su Froslass. Ciaone raga, ma Froslass, scusatemi, nessuno si è curato di metterlo sotto Snow. Froslass non lo butti giù se tira ora la Veil con Zoroark. Altro che. Lo tiri mai giù. Non lo tiri mai giù. Sta back to back è un problema. È un gran bel problema. Cioè sulla prima fight siamo messi bene, sulla seconda che cringiamo parecchio. Sulla prima siamo i king. Su quella poi che non ci becchiamo. Non ci becchiamo un cazzo. Mismo outspeed in qualche modo. Ma chi? Chi deve outspeedare? Outspeed giusto Baxcalibur, ma anche pro Froslass, ma Froslass non outspeed mai. Ma anche se fosse, non cambia la cosa. Zoroark è ottimo lì dietro, è che non shotti. Zoroark è più forte di Mismagius, quindi non è un problema. Flame Charge è bannata, Sam. Eccoci qua. Prima volta che lo diciamo in questa live, non mi mancava. Taunt, crap, ok. Thanks, Taunt è una buona idea. Zorax lo metti come primo, poi outspeed di Froslass nella seconda fight. Sì, allora, si potrebbe entrare su... Non è una brutta idea. Si potrebbe variare. Si potrebbe startare con Zoroark U-turn che abbiamo dentro Waldrain che gestisce Darmanitan. Dovresti bruciare un turno di Waldrain, ma con Leftovers e la Snow secondo me va bene. A quel punto Zoroark in lead scoppia Froslass. Sì, mi sembra un ottimo modo di viverla. Bravo. Bella call. Non so chi eri. G50. Non è una brutta call. Bravo. Questa è un'ottima idea. Maneggiamo la lead turno 1. Pensiamo alla lead per la seconda e non per la prima. Visto che siamo safe. Ottima call. In questo modo liberi Froslass, il che vuol dire che Clotsire è buono su Barbaracle. È ok su Barbaracle, probabilmente Leftovers è l'idea migliore. In questo modo hai la call su Barbaracle da questa parte qua. Hai la call su Froslass che shotti. Realisticamente Froslass switcherà, però va bene se abbiamo... dobbiamo fare un minimo di attenzione. Vediamo un po' se poi dopo in battaglia cerchiamo di capirci se switchiamo. Però magari se entra di Baxcalibur e ti togli una rogna e poi magari Froslass riesce a stollarlo, tipo anche solo con Waldrain. A quel punto.
Intanto, esatto, intanto non tira ora la veil, quindi dietro backhand dei danni. Poi dopo se entra e la tira in un secondo momento, ci adattiamo. Banalmente Wall Rain rest lo tanca e ci adeguiamo. Barbara con l'abbiamo la call. Baxcalibur, Tinkaton non è così safe su Baxcalibur, perché lui sotto Snow prende un'ottima difesa. E... allora, c'è da dire che... ma se lui va più uno, tu avresti comunque la sciuca. E lui però più uno sarebbe più veloce di te. E questo sarebbe un problema. Se fa di dance. Perché anche se tu avessi la sciuca... rimetti la snow, tu riusciresti a fare fake out, gigaton hammer, ma poi lui avrebbe la kill di EQ. Vero è che a quel punto puoi ragionare uno switch, ma lui sarebbe a più uno. Paradossalmente, regà, cioè io non so, ma Waldrain pure qua è fortissimo. Cioè se riusciamo a timare bene i rest è fatto sto game. Cioè, io voglio vedere come gli fai i danni tu. Cosa fa la mossa di Baxcalibur? Glaive Rush? Ma ricordate? Questa è di Scarlatto e Violetto, non so niente. Di rest ne abbiamo 5. Abbiamo 8 in realtà, abbiamo PP maxato. E Sbin faresti dei danni, quindi... diciamo che Waldrain sarebbe una call... se è buono può ancora andare. Tinkaton può essere ok. Nel gioco base prende doppi danni il turno dopo. Lui prende doppi danni il turno dopo? Ok. Non puoi missare e fai doppio danno. Non so se funziona così anche qua. Detto questo, non è una roba che c'è utile. Diciamo che Tinkaton può essere buono. E può dare una mano una volta che con Keldur è burnato. Tinkaton può anche disimpegnarsi di là. Secondo me. E sarebbe la nostra call di là che ci torna utile da quest'altra parte. Il coglione burnato di danni ne fa il giusto. Tu devi essere jolly per ospitarlo. Anche se a sto punto potremmo mezzo sbattercene i maroni. Waldrain serve call sicuro. Poi si mette resta di slip talk e spazio solo su Ice Beam. No, beh, ho messo Ice Beam per dire. Vediamo. Adesso chill, ragazzi. Ice Beam non è fondamentale nel plan. Vediamo. Tinkaton. Oh, deve essere jolly. Cioè, è vero che è utile solo su Baxcalibur sta cosa. Poi tu avresti play rough. Fai 54. Questo è l'outspeed di sempre. Lui è burnato. Tu magari giochi lefties. Sì, probabilmente ha comunque senso farlo jolly a prescindere, no? Tu entri, fai fake out con i lefties, play rough, qualora servisse. E in teoria per la lotta dopo sei abbastanza PS. In teoria. Ah, giusto, abbiamo la sciuca. Allora ne abbiamo un po' di meno e un filo più rognoso. Avete ragione. In questo modo si rischierebbe un crit su Tinka. Perché Baxcalibur, che comunque è un nome fantastico per un Pokémon, al di là del fatto che sia un coglione. Oh, il problema è che tankeresti un EQ ma rischiando un crit. Probabilmente a quel punto Impish sarebbe una scelta abbastanza ragionevole. In questo modo dovresti riuscire a rischiarti dei crit al costo di non auspidare Baxcalibur. Però a quel punto, se non auspidi Baxcalibur, che è sotto Snow, non è che abbia molto senso. È pur vero che tu entri su Baxcalibur e si è tirato... Se tira IQ è stupido.
Però se ha tirato Didens tu in un turno di fake out in cui recuperare con i lefties. Quindi ci sta anche che esci dal range. Ah no, ma non abbiamo i lefties, niente raga, sono scoppiato, che vi devo dire. Che significherebbe però che poi Tinkaton dopo è giù di EQ, addirittura di Sequel Crash. E lui potrebbe andare anche a più 2. Allora a quel punto Waldrain sarebbe un po' in difficoltà. Già. E Sequel Crash, Glaive Rush, EQ. Questo a più 1 non lo fermi più. E in tutto questo ci manca una call su Gengar. Corretto? No, non è vero perché abbiamo Zoroark. Quando parlerebbe Baxcalibur da un eventuale sball di Zoroark? Non lo so, vediamo. Però non me lo giocherei. Oh, il concetto è che in linea puramente teorica Waldrain si fa dar mani tra i Titan. Adesso calcoliamo bene come. Un Marowak Colbur, perché comunque lo giocherei Colbur. Su quel knock-off è comunque utile. Se entriamo su quel knock-off riduci i danni e va bene. Riesce a tranquillizzare con Keldur. Zoroark si fa a Gengar. Il turno dopo Zoroark shot a Froslass, Clotsair mangia Barbaracle. Quindi ci mancano una call che finisca con Keldur e una call su Baxcalibur. Tinkaton è una discreta call su con Keldur, ma è un piano un po' fragile su Baxcalibur. Magari troviamo di meglio. Ma Glaive Rush, meglio di Tinkaton, chi cazzo hai? Miss Magius è folletto, però insomma. E cui, Sequel Crash... E non puoi burnarlo. Che questo è il vero problema. Il vero problema è che non puoi burnarlo. Cioè Tinkaton lo manderei per fare il danno. E poi entri su. Comunque sai che non arriva mai la Drago. Entri con un altro che lo trebbia. Sai che arriva i Sequel Crash e Q. Entri con uno che lo finisca. Se Waldrain è vivo, anche Waldrain. Se Waldrain è addormentato, no, perché se poi lui setta Swarden è un problema. Logicamente Clotsair muore, anche perché non è unaware. Con Shadowborn più Thick Club su Gengar non te lo fai, beh, così hai Zoroark mantenuto bene per la lotta dopo. Dipende un po' da come è messo Marowak. Però noi non vogliamo il Tick Club, non vogliamo la Colbur. Proviamo a calcolarlo. In realtà effettivamente non è malaccio. Però vediamo. Ma no, ma raga, ma c'è Shadow Ball, ma siete stupidi. Scusatemi, sono seguito sta cosa. Errore mio, perdonatemi. Ho svarionato. Fammi calcolare Baxcalibur. Zoroark. Sì, il problema è che Zoroark come lo fai a entrare safe dopo un sack? Buon lavoro. Per carità, si può tenere a mente, ma non è un plan sta roba. È un ti prego salvami dai miei peccati o salvatore. A parte che finché gli metto Shadow Ball non ce la caviamo più. Sì, va bene.
Guarda, in realtà il team è buono, servirebbe capire chi potrebbe entrare su Tinkaton dopo un Gigaton. Ho salvato il controllo in extremis. Chi potrebbe entrare su Tinkaton dopo un Gigaton Hammer per finire Baxcalibur. Cioè, sta tutto lì. Però c'è nessuno. Dodrio è fragile, vero? Fragilissimo. Dodrio pensavo fosse più utile, invece è difficilissimo farlo giocare. Almeno per ora. Posso che sarebbe una lead quasi buona, ma Zoroark è meglio in questo contesto, quindi. Stavo pensando a Scrafty. Che idealmente. Ho tutto questo, se lui va a più 1, logicamente. Se va a più 2, diventa un po' un problema. Il vantaggio di Scrafty è che avrebbe Intimidate e che ha una buona difesa fisica e che alla peggio s'accave. Ma Glaive Rush, ragazzi, devasta il culo. Ti dà Lead Empower Grass a Zoroark per Barbarago. Sì, volendo. Ma non ci perdiamo su ste cagate, su questi micro dettagli. Dobbiamo capire il core del plan. Poi dopo sti arzigogoli li ragioniamo in un secondo momento. Inutile che ci perdiamo dietro se non abbiamo call su un bro che tra l'altro ha il Dragonium Z, eh? Faccio presente. Che anche questo secondo me è un dettaglio. Lui ha più uno, ha troppa speed. Quanto vita rimane Baxcalibur dopo fake più hammer di Tinka? Circa 30%, un po' meno. Cioè un po' di più. Perché è sotto Snow, altrimenti morirebbe il coglione. No, non si può togliere la Snow su Radical Dread. È perenne. Mi smaggio di spiegare su Baxcalibur, ha qualche senso. Calcola viene one shottato da qualsiasi mossa che non sia easy call. L'unica cosa che può fare Mi smaggio è è baitare garantito i sequel crash. Però capito, sì, deve entrare. Oh sì! Oh sì! Revolver sottolineatura GGG ha regalato 5 uno, abbonamenti. Mi smaggio se lo sdroma. Grazie mille Revolver per il per le 5 sub. Molto apprezzate, grazie mille. Questo è il punto. Puoi entrare sulle Q che ti farebbe su Tinkaton. Quindi quello che voi proponete è un pivot. Il problema di Tinkaton è che se lo giochiamo contro con Keldur, se giochiamo Tinkaton contro con Keldur, poi Tinkaton prende troppi danni dai Q anche dopo Shukam. E poi potrebbe baitare Sequel Crash. Se invece Tinkaton fosse pulito, a meno che non arrivi a Q di Baxcalibur immediatamente. Il signor Intimidate non fa nulla contro Baxcalibur. Potrebbe anche fare qualcosa, ma prende, non fa danni e prende, perché è sotto Snow, non può burnare, non fa danni e prende Q. Si Tinka prenderebbe Draining Kiss per Baxcalibur. Tinkaton la prendeva Draining Kiss. Però gli fa veramente troppo poco, capito? Farà mai in tempo a gestirlo dopo che lui ha più uno e tira il Q. Cioè, tu devi fare Gigaton lì. C'è un non senso. Ma sto cazzo di controller, porco Dio. Adesso lo appoggio e basta. Con Tinka che probabilmente è impish, eh?
consiglia che gli item si prestino tra una fight e l'altra. Certo, no, lo so. Non mi cambia niente, però. Dico su Conked, se volessi spendere lì. Allora, il problema è, non è neanche una brutta idea. Il problema è che con Keldur ha la... Ha la Assault Vest, quindi... Ha senso fino a un certo punto. So che droppargli la difesa speciale, farlo a sparo. Nuti. Recupereresti 17-21 contro 23-28. Sarebbe realisticamente uno spreco. Piuttosto, comunque un Keldur Bernardo. Come se la caverebbe Miss Magius. Molto bene. Per carità, è vero che lui ha l'assault vest, ma io ti tiro. Probabilmente ha più senso spendere Miss Magius su con Keldur. Probabilmente ha più senso spendere Miss Magius su con Keldur, che è questo quello che volevo fare. E poi, considerato che Wolrain dovrebbe essere in ciabatte, itemless per knockoff, volendo. Poi Misma lo usi per pivoting con Tinkaton su Baxcalibur. Cioè, tu giochi Tinkaton Shook, fai fake out, fai Gigaton Hammer. Oh, il dramma è se lui facesse Queen Switch in. Però secondo me è molto difficile che lo tiri. A meno che non si trova contro Clotzer, ma anche lì preferirebbe i Sequel Crash. Lì andremo un po' in difficoltà, ma non credo. Alla peggio abbiamo sempre la call di Wolrain che ci salva il culo. Sarebbe fake out Tink, Gigaton Hammer, danno su Tink, garantito EQ, switch su Miss Magius, garantito i Sequel Crash, switch realisticamente su Wolrain, che a quel punto lì dovrebbe bastare un Ice Beam per killare, dovrebbe tankare, dovrebbe essere una vita abbastanza soddisfacente. Proviamo con questi 6. Sistemiamoli e vediamo. Secondo me è abbastanza solido tutto sommato. Dobbiamo giusto sistemarli, renderli presentabili, ma in teoria dovrebbero essere abbastanza buoni. Ma aspetto che possano fare grandi cose. Sono tutti già al no, per nulla. Al 68 volevo dire. Che è il nuovo cap. Detto questo, sto 3 è andato molto lontano. Tra un attimo dobbiamo ripigliare le caramelle. In prison di Zorark. Potrei pensarci, ma per ora no. Double edge di Zorark. Questa non ci penso minimamente. Che mossa è, no? Vai Claude. E vai Tisca Tusca Tinkaton. Ok. A questo punto potresti mettere un altro prossimo rock che era per Conk. No, tendenzialmente no. O meglio, ci ragioniamo. Il motivo per cui ti dico di no è che Marowak ha 100% di Will-O-Wisp. Miss Magius non ha mai 100% di Will-O-Wisp. E quindi è estremamente rischioso. Quindi diciamo che se non è Marowak è Turtonator. Magari Turtonator ci torna più utile contro gli altri. Sì, potremmo portare Turtonator anziché Marowak. La verità è che Marowak può entrare safe. E a quel punto più facile che entri safe lui rispetto a Turtonator, soprattutto se lo fai ovviamente Lightning Rod, eviti Thunder Punch, cosa che idealmente potrebbe arrivare a certe condizioni. Tiri Will-O-Wisp che è 100% di precisione. Outspeed, e secondo me Marowak che outspeeda rispetto a Turtonator qui è troppo più utile. Vero è che muore da qualsiasi cosa respiri del Team 2, ma Marowak chiama EQ però, mentre tutto chiamerebbe la Drago su Baxcalibur. Dipende da quando sono vivi. Plus, in più, la Drago arriva fondamentalmente ovunque. Non lo so, non sembra una grande idea. A me sembra molto più utile
Whispare con Marowak su con Keldur, avere la call tranquilla su con Keldur, gestire tranquillamente con Keldur su Baxcalibur, o l'alternativa. Cosa ci guadagnerei? Se vado in difficoltà su Baxcalibur, cosa ci guadagno a baitare una drago con coso? Posso che è tutto da vedere, perché dipende dalla salute, può arrivare anche Q a più uno, voglio dire. Ci guadagno un fake out di Tinkaton? Capirai, nel senso che se siamo in difficoltà di un fake out sotto Snow, ce ne facciamo abbastanza poco. Tanto poi lui c'è un speed down. Non bait sicuro una coffa a quel punto. Certo, è quello il concetto. Il concetto è precisamente quello. Miss Magius sarebbe itemless, logicamente. A Marowak dai una Colbur, perché sai. Che Miss Magius potresti dare una Colbur in realtà. A quel punto. Inizia a togliere tutti gli item. No, 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 non è vero, no, perché è folletto. Che cazzo dico? Cagata. Oh, Zoroark deve essere necessariamente timid. Ok? E deve avere... ok, Shadow Ball e U-Turn sicuramente. Darmanitan di Galar low speed, corretto? Non ho controllato, ma... Sì. Che specifiche ha Darmanitan di Galar? Perché è così rognoso? Cosa fa la Zen Mode? È semplicemente molto forte? Come funziona? Sì. U-Turn into Walrein. Allora, Walrein dovrebbe mangiarselo. Ma di brutto, Fur coat sotto Snow. Questo qua non vede danni neanche a pagare. Walrein chiaramente leftovers. E sono i leftovers che in teoria permettono a questo Pokémon di far così bene in sta fight. Walrein lefties. Contro l'Armitan puoi serenamente andare di scold a quel punto. Fai 40-47. Va bene. Tutto sommato lo sticazzi è imperante. Ci interessa farlo modest? No. Abbiamo mosse migliori di scold? No. Quindi ti direi che lo fa relaxed. Con leftovers recupero, che è una bellezza. Poi se Titan. Metti che va più 6. Ridicolizzato. L'unica cosa. Se Titan non è che vediamo tanti danni. Vero che lui sarebbe già a 25. A dire che non è che vediamo troppi danni. Dipende un po' quando entra. La Zen Mode non è dall'inizio su Radical Red. Sì, ma il calcolatore lo dà già buono. Oh, wait. Mi stai dicendo che... mi sta calcolando il Darmanitan Galar normale, non il Zen Mode? Devo togliere il Zen Mode. Questa è un'osservazione interessante. Oh merda. Ho capito, ma... ma Cristo. Ma Cristo Dio, porca Madonna! Ma chi cazzo lo fa sto calcolatore? Paperino! No, allora aspetta, dobbiamo rifare tutto. Dobbiamo rifare tutto, è diverso il Pokémon. Ah, forma, eccolo qua. No, fermi, dobbiamo rifare tutto. No, fermi, dobbiamo rifare tutto. A rifare ogni cosa. Sì, no, va bene, posso anche metterla Snow.
Non è quello il problema. Ok, perfetto, ottima segnalazione. Dobbiamo rifare tutto. C'è il calcolatore che ha sbagliato. Nel senso, Walrein, che cazzo è? Walrein è comunque ok. Lo è sensibilmente meno. Nel senso che poi dopo Froslass. Che gli dici? Eh no, Zoroark ti scoppia 10 volte, altro che. A meno che non, beh, oddio, posso switchare Zoroark, entrare di Walrein e gestire lui con Walrein. Cioè lo switch anziché fare U-turn, l'unica cosa. Vai in hard switch e non prendi tanto di Flare Blitz. L'unica cosa, merda, cioè a questo punto però c'è un problema tecnico con Se Titan. Cioè a questo punto Walrein ne prende troppa di botte. Un po' un casino. Crustle Shell Armor, non hai idea di che fine faccia quel Pokémon. Se entra in hard switch, muoia tranquillamente. Gli fai anche più danni però. Sì, ma se lo shottasse, sai. Probabilmente questo mi costringerà a giocare il rest. Il problema di giocare il rest... Il problema è che Walrein a questo punto, in queste condizioni qua, non riesce a gestire tre Pokémon. A meno che... Dipende. Potrebbe pure succedere proprio prima di tu, non prende danni. Beh, va bene. Non è un problema. Sarai still leftover, Sion. Ma se Titan, scusatemi, io non ho un modo per fargli più danni, io gli faccio veramente poco. Cioè, perché lui fa... Belly Drum. Io è vero che prendo pochino di EQ. Però insomma. È altrettanto vero che io di scaldo gli faccio una seghina. Oh sì! NRC sottolineatura 00 ha rinnovato. Grazie NRC per il Prime. Acquaring su Walrein. Non mi sembra che lo possa imparare. Infatti. Fatichi a reggere. Si entra in mancanza di Berserkiani. E questo qua, immagino. Beh, oddio. Non so se con Bullet Punch lo tiravi giù, però sì. Berserker probabilmente è stato una delle morti più toste. Ah, dal tutor c'è Acquaring. Scialla. Porca troia, che animale. Da tirare su Darmanitan di Galar a quel punto, secondo me. Le metti di body press? Nope. Ma non cambia molto, raga. Non sopravvalutate la difesa di fisica di Walrein. Ma non è vero? Dov'è? Ma raga, perché dovete scammare? Dov'è? Non è lui? Non mi sembra che ci sia Acquaring. Probabilmente è bannata in hardcore. O non l'ho vista? Sono pazzo? C'era e non l'ho vista? Qual è la Lores? In caso vuole non hai problemi nemmeno da tutor. Top. Frana e MT. Frate, questo qua sotto Snow non prende niente di Frana. Scold è la cosa migliore che possiamo fare.
Nel senso, avremmo Brian. Lui Scold più Belly Drum più Citrus andrebbe a 25. Scold lo manderebbe a 54 di danno, quindi a 46%. Di Brian potresti prendere la kill, forse è la cosa migliore. Scold più Brian. Ti permetti di tenere i lefties. E questo è ok. Poi c'è anche la burn potenzialmente. Sì, no, infatti comunque uno scaldo lo vai a tirare. Ma il concetto è che sicuramente Wolverine ci basta per dar Manetan di Galar Z per Se Titan. Tutto sommato, considerata anche la recovery dei lefties, dovrebbe essere ok. L'unico problema... è che... tipo Roar dopo Belly Drum. Beh, anche se non è una bruttissima idea. Dipende un po' da come si è messi. Cioè, potrebbe sta, però. Ah, brutta idea. Il problema è che Wolverine fatico a vederlo come... anzi, no, è un'ottima idea, in realtà. Se devo essere onesto. Però ti incassi un hit. E poi dopo lui rientra, puoi ritirarlo. Quindi, in realtà, un po' rognoso. Cioè, realisticamente arriverebbe comunque un secondo hit a un certo punto della partita. Il problema è che Wolverine... se entra per l'ultimo, che famo? Anche quella è un'ottima osservazione. Il problema è che Wolverine a quel punto, secondo me, ha le energie prosciugate per gestire Baxcalibur. Tutto qua. Cioè, il discorso è quello. Cioè, Wolverine a quel punto fatica a gestire Baxca. E noi stavamo contando ancora una volta su Wolverine per gestire Baxcalibur. Perché Tinkaton non è sufficiente. Già. Non vuole stare su due PS, due belle drama PS pari. No, si attiva una cosa chiamata Citrus, quindi. Rest chesto berry. Volendo. Però fatichi a tirarla. Darmanitan di Galar, Flare Blitz ne fa di danni. Come mai domani slacco di pomeriggio? Perché le live su YouTube d'ora in poi saranno sempre di pomeriggio. Ho il vantaggio di Rest Chesto Berry che, la è, che si rigenera. Tutto qua. Il vantaggio di Rest Chesto Berry che si rigenera. Però, d'altra parte... tu contro Darmanitan di Galar con Wolverine rischi di prendere fino a 60% di danno. Oh, Pianets, non voglio manipolare quella roba lì, sono tutti al 68. Dai, basta. Inutile che mi proponete cose assurde. Giochiamo con sto Belly Drum e ragioniamolo. Problema, vi dicevo, che Darmanitan prende troppi danni. Da Darmanitan prendiamo troppi danni per poter giocare serenamente Rest Chest. Secondo me. Prendiamo un po' troppo. Perché ne prendi uno in switch in, poi un altro e un altro ancora per shottare. E non hai la recovery di leftovers, logicamente. Arriveresti a 66% e poi dopo Se Titan entrerebbe. Cioè non c'è un modo, logicamente, per far entrare Se Titan. No, perché con Keldur ci tanca tutto, entra lui. Entra quasi sicuro con Keldur Assault Vest. Fa molto meglio di Se Titan qua. E a quel punto con Wolverine dentro fatichi. Perché 37 non è più detto che lo tieni. Ti rischia un solo crit ti fa K. Pressure sarebbe un'idea stupida. Ma ho Pokémon con Pressure?
Cioè, non è che è un'idea stupida, è che non ho Pokémon Compressure che possono contemporaneamente gestire la situazione. Penso di avere in generale Pokémon Compressure, ora che ci penso. I Leftist ci tornano veramente troppo, troppo comodi. Cioè, ci aiutano su Titan proprio. Però stai spremendo Walrein, non ce la fa a gestire anche Baxcalibur. A quel punto dovresti rimuovere Miss Magius e avere una call in più su Baxca. Perché Tinkaton non è sufficiente, però io di altre call su Baxcalibur non ne vedo onestamente, raga, vi dirò. C'è un Pokémon sotto Rail come lui. Tinkaton avrebbe necessariamente una Shookaberry. D'altra parte, vi sbaglio, è utilissimo sull'altro slot. Crapo, quanti leftover sai? 4, tipo. Colisopod non ci arriva a fare 28% di first impression, no? Perché Colisopod ad esempio potrebbe entrare. Boia al cazzo, ce la fa? Sotto Snow Adamant. Oh sì! Oh, non sì. Arriva mai, non arriva mai Glaive Rush. Ha rinnovato l'abbonamento per 9 mesi. 9 mesi per il Goat Streamer minore. Dovrebbe farcela Golisopod. Dopo il lavoro di Tinkaton, 27% di first impression. Silver Wind, Silver Powder. Grazie mille, Alexino, per il Prime. Benvenuto. In teoria, Golisopod potrebbe dare il colpo di grazia a Baxca. Però facendo questa roba qua ti metti in merda su con Keldur. Nel senso che poi non hai call su con Keldur che non siano Tinkaton. Allora a questo punto qua non ce la fa Turtonator. Cioè non è che non ce la fa, non ce la fa a shottarlo. Fatica. Se entra su Drain Punch, poi arriva un altro Drain Punch, già stai rischiando probabilmente un crit. Ma poi anche solo Burny non ti basta, perché non lo outspeedi. Non gli stai sopra. Ho già rischi un crit di Drain Punch. Ovviamente, beh, oddio. No, saresti a più uno. Saresti a più uno, quindi dovrebbe double crittare, diciamo. E tu in questo caso saresti Dauntless. Si potrebbe fare anche Battle Armor, ma è, siccome è ancora più fastidioso. Riusciresti a tirare Will-O-Wisp, dovresti incassare doppio Drain Punch, mossa che arriverà quasi sicuro perché lui entrerà su coso. Dovresti non beccare crit.
a quel punto sotto Will-O-Wisp, probabilmente con Shell Trap qualcosa conviene. Manco troppo, raga. Perché lui giustamente Assault Vest. Lui sarebbe burnato. Immagino che Turtonator con i Leftis sia ok. Quello che potrebbe succedere è che potresti aver bisogno di una mano su Turto, ma probabilmente a quel punto Turto ha bisogno di... cioè, nel senso... una volta che l'hai burnato, forse te la cavi. Convengono i Leftis che lui ha knock-off? Sì, convengono a prescindere, cioè, nel senso... banalmente per la prima recovery. Cioè, tanto lui di knock-off fa poco. Fa molto più di Drain Punch, quindi a quel punto tanto vale, in cambio niente. Sì, Turtonator su Conkeldurr rischia un pochino, però immagino che sia il compromesso migliore. Diciamo che se Turtonator riesce a fare abbastanza danni, poi può entrare Tinkaton. Alla peggio, regà, niente, cioè ci rischiamo qualcosa su Tinkaton. Alla peggio ci dovremmo rischiare un crit su Tinkaton. Alla peggio. Cioè, se proprio siamo zellati e rischiamo un crit su Tinkaton. A me quello che spaventa adesso è Wolverine su Setaitan e Darmanitan Galar Z. Il resto è abbastanza convincente. Salvo, ovviamente, misplay in game o switch o cose che banalmente non vedo. No, non è che dobbiamo rischiare qualcosa. Dovevamo semplicemente riprogrammare il plan. L'unica cosa è... lì Wolverine per avere poi la lead su Froslass e per poter permettere a Setaita di gestire Barbaracle. Devi rischiare qualcosina con Wolverine che non può essere più call, quindi a quel punto entra Golisopod, che però poi ti implica che devi, sì, vabbè, in qualche modo dovremmo gestire. In qualche modo. No, fammi ricalcolare. Oh, Darmanitan di Galar, ma in forma Zen contro Wolverine. Oh, il mio Wolverine regge molto bene, ma non è questo Pokémon il problema. Questo Pokémon qua se lo mangia a colazione. Sotto Snow. Per Blitz farebbe un 19-23. Leftovers se recupero quanto... cioè, se mi burna Wolverine è un casino, però... immagino ce lo rischieremo. Flare Blitz... Leftovers è 6.125, giusto? Quindi diciamo che dirò il massimo di Flare Blitz. Dopo cosa prendiamo tipo 17. Ciao Blim, Darmanitan ci shotta Charizard. Grazie. E Froslass ci fa Destiny Bond su Charizard e moriamo. Grazie. Eccoci qua. Non abbiamo niente meglio di Scald, vero? Scald con il recovery di Flare Blitz, Max Roll, chiudiamo pure, siamo dei matti. Ma diciamo che se tutto va bene, poi dopo su Setaitan, Wolverine ha circa 50 HP, il che significa che potrebbe... attaccarlo un po', però non basterà mai, raga. Che noi entreremmo su un belly drum, no? Meno che non siamo in campo con uno che può fare U-turn o qualcosa del genere. Però poi è culo, puoi anche tenere. Ma poi che cosa fai per rompergli il cazzo? Per si dare a Wolverine una mossa di support? Che fondamentalmente vai a rischiare dei crit. Non so.
È molto tirato, secondo me. Lui andrebbe a 25% di vita. Tu scold. Non abbiamo tempo di fare scold e Brian. Quello è il discorso. Prendi troppo da Darmanitan di Galar. E su se Titan non esiste flip turn che tenga di Wolverine, nel caso ve lo stesse chiedendo, perché quello ha è sotto Snow, tanka come il Cristo e Golisopod non riesce. Anchor logicamente è una follia, perché lui ti outspeed a slash rush. Bisogna capire che mossa fare con... puoi fare Yawn. Puoi fare Roar. Roar però ti mette nella posizione di dover riaffrontare la situazione più avanti. Non è piacevole. È vero che Roar ti mette nella situazione di riaffrontare la situazione più avanti, ma tu avresti Golisopod. A quel punto che sicuramente un 25% glielo farebbe. E soprattutto gli tanka fondamentalmente tutte quante le mosse. In caso finissi in questa situazione assolutamente antipatica, andresti a rischiare qualcosina su Baxcalibur, perché Golisopod potrebbe dover attivare Emergency Exit e uscire. Però in quel caso rientrerebbe Tinkaton e ci rigiocheremo un paio di crit, no? Sì, first impression. Dai, sì, va bene. Wolrain, tiriamo Roar. Tiriamo Roar con Wolrain, poi lo rimandiamo in campo e se lui e se lo rimandiamo in campo entra Golisopod anche nella prima lotta. Se lui tira Belly Drum, Golisopod lo shotta. Di first impression. E idem con patate sarà con Baxcam. Va bene. Con Roar se rientra non può rifare Belly Drum, certo che lo può rifare. Per quello abbiamo Golisopod che outspeed. E se è l'ultimo... se rientra... allora, non è difficile... oh, se è l'ultimo... noi abbiamo in campo Clodsire. E lui realisticamente va a leggere la kill su Wolrain. Cioè, va a leggere la kill di Seagull Crash. Perché sicuramente entra con Keldur. Poi, oh, se fanno degli switch, ci aggiustiamo. Avremo in campo Clodsire. Lui sicuramente va a fare Seagull Crash. Noi entriamo di Wolrain e attacchiamo. E diamo Brian a Wolverine sicuramente. Vai. Allora, Zoroark, Timid. Item non lo abbiamo scelto. U-turn, tieniglielo ugualmente perché non se sa mai. Abbiamo detto che non era male idem Power Grass qualora ci fossero rogne su Barbaracle. O volendo fare entrare tipo subito Baxcalibur, che forse... oddio, no, in realtà tu potresti, preferiresti fare entrare Barbaracle se switch a Frozlass, ti dirò. Perché poi se dopo entra Frozlass e mette i Reflect, entra Barbaracle, perdo. Quindi in realtà paradossalmente a Zoroark non do i damn Power Grass, così se non altro mi gioco quel 50% e tanti saluti. Sì. Proprio devo scegliere, preferisco che entri Baxcalibur. Posto che è comunque un 50-50, se dovesse switchare, entrare Baxcalibur, poi dopo Frozlass. Immagino che in caso Frozlass te lo andresti. Con Flamethrower entrerebbe Barbara col no, perché Shadow Ball fa comunque danni. Wolrain come se la caverebbe su Frozlass? Non malissimo, no? Cioè nel senso che idealmente potrebbe semistollarlo. Sì, molto semi. Molto semi e poco stollarlo. Allora, Zoroark... Barbara col Frozen Baxcalibur dove stanno? Eppala. È una back to back. Non possiamo curarci tra una fight e l'altra. E né cambiare la lead, né un sacco di altre cose divertenti.
Mose de sto idiota. Shadow U-turn va bene. Zora spell tag per far danni? Sì, per farne un po' di più. Non è una brutta idea. Cioè, più che altro è l'unico item che ha senso dargli. Flamethrower è praticamente inutile. Ti dirò, in realtà... Dagliela i Damn Power Grass. Tanto non cambia niente se switcha, se fa switch out. Perché non ragiona di kill. Cioè non si legge le kill addosso. Si legge i danni. Se non è wall dovrebbe essere la stessa cosa. Che io sappia. Quindi dagliela i Damn Power Grass. Non so neanche se killa i Damn Power Grass. Adesso vediamo. Allora, Zoroark, Grass... me l'hai fissata? No, vero, perché ho miscliccato. Già. Allora, grass. Sì. Perfetto. Giusto per curiosità. Speedare prima di shell smash o speed? Hidden Grass. Qua non è neanche detto che shottiamo. No, ok. Easy. Con sotto illusion, sì. Va bene. Timid spell tag, illusion e le mosse vanno bene così. Oh, Wandering io lo farei relax, da meno che non ci sia qualche inciuccio con Conkeldurr per cui sarebbe più lento, ma ti direi assolutamente di no. Quindi sì, Wolverine lo fai relaxed. Lo fai leftovers. Non so dove siano i lefties. Non li vedo. Aiuto. Eccoli qua. No, non cambiano le IV, tranquilli. Non c'è problema. Relaxed leftovers. Sorpreso cosa farà Cloyster in questa lotta? Tipo gestire il Pokémon che va a più 2 di attacco fisico e che ha close combat e Stone Edge. Roba da poco. Allora, cioè consideriamo abbiamo anche Blizzard. Allora, sicuramente Scald. Che è sempre una buona idea. Sicuramente Brine, perché come giustamente dicevate voi è la call, ma anche sicuramente Roar, roba all'ordine del giorno, sì. Brine mi sa che ce l'aveva lui come mossa che apprendeva normalmente, vero? Yes. La quarta mossa per me potrebbe comunque essere un flip turn. Un po' a prescindere, ti direi. Cioè, banalmente, su Conkeldurr fai un dannetto. Non è vero, a Mach Punch switcheresti. Steltrock. E parte 500 di le Steltrock sono bannate. Immagino che flip turn sia a prescindere comunque una buona pick. Ok. Peraltro magari ti capita di baitare davvero sei Titan. Sei molto culo. Spoiler, non abbiamo culo. Ok, Golisopod ha bisogno di essere adamantino, che mi sa che sia ancora Brave sto idiota. Vabbè, non che però Brave, e finalmente torna first impression. Perdonami per averti scammato così. Torna first e ti dirò, torna anche di gran carriera la Silver Powder. Vai a trovarla, eccola qua. Devo riordinare gli item per numero, per roba. Non viene non numero, quell'altra cosa che non è un numero, per lettere. Leva comunque knock off, tieniti Rock Slide perché la vita è bella. Non ho altro da dire, anche se Rock Slide è letteralmente inutile.
Liquidation può essere utile, sì. First Impression può essere utile, sì. Sucker Punch può essere utile, a voglia. Rock Slide può essere utile, bah. Sì. Turto Inculator. Turtonator, abbiamo detto Lefties, giusto? Sì. Leftovers Relaxed, a prendere meno danni possibili. Shell Trap, la vogliamo. Leva serenamente. Beh, Dragon Tail potrebbe essere una cosa, immagino, a suo modo. Flamethrower al contrario è completamente inutile, credo, nel momento in cui hai Shell Trap, quando la tiri. Beh, ma è inutile come Scorching, giusto? Scorching è ancora più inutile. Relax, Leftovers, Valiant Shield, Will-O-Wisp da tirare con Keldur, Shell Trap, Flamethrower e Dragon Tail, che va bene come set, non ho nient'altro da chiederti. Tinkaton, Shookaberry. Avete il codice per la Shookaberry, chat? No, ok, ce l'abbiamo, ottimo. Bene. E Adamant, perché vogliamo fare abbastanza danni. Mold Breaker. Peccato che non annulli la Hail Mold Breaker. Vabbè, ci sono degli Intimidate, no? Fake Out, Giga Hammer. Play Rough va benissimo su Conkeldur. Knock Off è una utility che può avere una logica in determinate circostanze. Su Frozlass, Light Clay potrebbe essere una soluzione. È un po' disperata, ma pur sempre una soluzione. Va bene. E infine Clodsire, che abbiamo tenuto lì al punto che vi siete dimenticati a cosa serve. Ma Clodsire serve a questo. Serve a far star buono il Barbaracol. Water Absorb va benissimo. In questo modo, con Water Absorb, non prendiamo Liquidation, facendoci serenamente Relaxed. Lui vede dei danni non male di Close Combat, per carità, ma te li accolli. Tu con EQ dovresti, per scramanzia calcoli Damn Power Grasp, ma ovviamente avendo 45, ok, così almeno non me lo chiedete, perfetto, grazie a tutti. Con doppio EQ più anche Clothes era Leftovers, dovremmo essere abbastanza sereni. Forse c'è qualche roll di crit dopo un hit che ci tira giù, ma te li giochi i rollini. Relaxed, Leftovers, Water Absorb. Già sai, non rifarò lo stesso errore. Qui c'è dell'inutilità ed è importante, però Rock Slide potrebbe essere. E Low Kick immagino che su Baxcalibur potrebbe essere, forse meglio di Rock Slide paradossalmente. Rock Slide itterebbe Gengar, considerato che ti togli Poison Jab, completamente inutile. Va bene, ma in linea teorica ci siamo. Sono il plan, secondo me, è relativamente solido. Rischi qualcosa su Walrein e altre robe. Vado un attimo in bagno, raga. Poi giochiamo.
Ed eccoci. Eccoci qua. Dai. Palle in mano, ragazzi. Palle in mano e buona fortuna. Secondo me... il plan è tutto sommato... Chi saccheremmo? immagino Zorark. Sì, lo so che è terribile sta cosa che ho detto, ma vabbè, ok. Al solito, raga, se succede qualcosa in queste fight qua, io non me lo do per... Non mi do la morte perché non sono segnate. E quindi vaffanculo. Vai. Questa è una mia regola. La cattura qui l'ho già fatta, quindi no prob... Oh, ma lì c'era un MT. Era un MT fondamentale per dei plan, capiamo. Ok, è bannata. Ottimo. Ah, questa è chiara, non l'abbiamo mai fatta, ma non ci serve. Cos'è che dà? Le violite e il bijou normale? Boh, vedremo, ma... per il momento abbastanza inutile. Good luck, raga! Vabbè, qua... sia su sto iron... ah, eccoli qua, i bro. Ah, è una back-to-back così. E dei mumumil, che è estremamente utile. Top. Curati i pippi, sì. Vai! Ricordiamoci di switch immediato, Allora, il plan è il seguente. Turno 1, switch out immediato di Zorak che entrerà sotto le sembianze di Clotsair. Qui immagino che lui legga la kill sia di Flare Blitz che di Sequel Crash. Se tirasse i Sequel Crash sarei molto contento. Si attiva subito la Zen Mode. Perché vorrebbe dire che Wolrain incasserebbe molto meglio. In caso contrario, vabbè, pace. Questa realisticamente è la parte più rischiosa del plan. Ovviamente sono sfigato. No burn. La burn sarebbe un problema. Ok. Credo che... non ho considerato sospetto. Se lui fa Flare Blitz due volte di Scald, probabilmente è a roll per venire giù. Ok, tira U-turn. Mi va anche tutto sommato bene, perché qua arriva una scalda gratis. Grande, se Titan dentro. Ok, ottimo. E c'era la possibilità con il set che avevamo dato che poteva entrare se Titan. Burn. Figurati. Top. Top, top, top. Questa è una grande cosa. Questo è ottimo. Questo lui non lo sa, ma ci ha appena salvato da delle rogne. Poteva succedere, non mi aspettavo che succedesse onestamente, perché lui era più veloce, ma... va bene. Lui qua realisticamente è belly drum. Ma io a sto punto evito di incularmi. No, perché è roar blind? Perché è roar blind, raga? Qua, se lui non tira belly drum, sono salvo. Se lui tira belly drum, mi fa un danno. Io killo. No, scoldo tutta la vita. Perfetto, guarda che roba. Mi tolgo un potenziale problema. Guarda che danno stupido che fa. Tira scold, metti che burni. Perfetto. Ok, mi stavo già ingolosendo a tirare Brian, ma immagino che ritirerò Scald. Easy. U-turn, ragazzi, in questo gioco è in grado di metterti nei casini o di intarla per l'avversario. La gioca malissimo la CPU. Bravo! Così si gioca belly drum. Prova a non cringiarmi challenge. Certo, da burnato al 50% di vita sotto la citrus. 1 ora e 50 di plan e poi questa merda. Bravo! Bravo, er campeggisto. Guarda come campeggio, eccomi qua. Bene, questo è con Keldur. Ok. Switch qua arriverà quasi sicuramente Mac Punch. Potrebbe arrivare anche Drain Punch. Sarebbe bello se arrivasse Mac Punch. Ma potrebbe essere Drain Punch tranquillamente. Comunque non mi rischierò cagate. Turto Inculator, vai. Bene. Qua è quasi sicuramente Drain Punch, secondo me. Stronzo. Ok, immagino che potesse tirare anche No Coffee. Credo che No Coffee abbia una CPU aumentata per gli item che hai. Questa è una cosa un po' fastidiosa, perché Turtonator fa un po' più di fatica, ma... va bene, suppongo. È molto rognosa questa situazione qua. Perché Turtonator adesso fa un po' più di fatica, però in realtà ora che l'hai burnato sei tranquillo.
Vai. Nocof, immagino che abbia priorità molto aumentata. Sì, sì, lo sto iniziando a capire. Ora c'è il trap, immagino. E cerchiamo di danneggiarlo un po'. Lui farà drain punch, recupera la vita, ma dovrebbe essere un danno abbastanza esiguo. In più, il fatto che sia più veloce ci aiuta. Sì, ok. Turto shell trap è buono. Una volta che l'hai burnato, neanche i crit dovrebbero romperti il cazzo. Immagino che una certa lui possa switchare, no? Ok. 68-194. Quindi siamo a un po' più di 33%. Se non ricordo male i calcoli, dovremmo essere safe da crit. Sì, dovremmo essere safe da crit. Ne approfitto per... Io vado di flamethrower, tanto qua è letteralmente morto. E se per qualche assurdo motivo switcha, faccio un danno, no? Qua dovremmo essere safe. Ok, non dovrebbe essere giù di crit. Ok. Buono, non eravamo giù di crit. Ozorak predicta una lotta. Nah, non ci serve. Per carità, poteva essere un'idea, ma... È una giocata, secondo me va un po' oltre, nel senso che qua, secondo me, il match è a posto. È burnato te più uno, dubito che sia safe dal crit. Lo sai che, se non sbaglio, il crit ignora il burn? Vorrei dire una cagata, ma l'ultima volta mi avete detto voi così, quindi... ok. Beh sì, qui è sempre Zoroark. Qua lui potrebbe fare o Shadow Ball o Sludge Wave o Focus Blast, probabilmente indifferentemente. Realistica, difficilmente Nasty Plot. È un po' fastidioso perché suppongo potrebbe switcharlo Gengar qui. E dopo che entro di Zoroark. Quindi in realtà non era una bruttissima call quella di entrare blind. Yes! Ok, bene. Questo è un 50-50 che potrebbe tornarci utile. In caso lui switchasse rischieremo un crit in meno. Sball. Top. Giù. Fine. Benissimo. E ora di nuovo Darmanitan di Galar. Si ripropone il match d'andata, con la differenza che adesso Wolverine può stare tranquillo, perché non abbiamo dietro Se Titan, perché la CPU ha deciso di aiutarci in questo caso, perché questo è decisamente un aiuto. Easy, ora l'altra battaglia. La prossima non possiamo curarci, non possiamo cambiare la lead. Io, ragazzi, non ce la posso fare con questa CPU di U-turn. Bro, sei rimasto solo! Ragazzi, possiamo fare una petizione per bandire U-turn da questo gioco? È implannabile sta mossa. Ma non tirare U-turn per se sei ultimo, ma che dis... Io non so cosa dire. È sempre più cringe, veramente. A me viene una voglia di entrare di Tinkaton e fargli fake out e ridicolizzarlo, ma rimarrò con Waldron, intanto è inutile per la prossima fight. Vai! Bro, sei rimasto solo, cosa U-turni? Prossimo fight, che è quello più difficile per quello che è il nostro matchup. Vai. Qualunque Pokémon abbia U-turn tira solo quella. Beh sì, non solo quella, però boh, c'è una priorità indecente. Ok. Froslass contro Zoroark. Ora, siccome sto robo qui ha Destiny Bond, e siccome ho i traumi, noi siamo timid. Froslass è anche lui timid, ma noi gli stiamo sopra di 5 punti. Qua potrebbe switchare. Noi comunque Shadow Ball. Nice, mort. Easy. Bene, quante pippe mentali che ci si fanno a volte nei plan. Ok, questo potrebbe essere o Zetai, scusatemi, o Barbaragol o Baxcalibur, credo. Ok, Baxcalibur, make sense. Penso anche che legga la kill. Non credo che qua abbia senso per lui tirare Kuma. Non mi stupirei se vedessi Glaive Rush. Comunque, a prescindere, è Tinkaton. Ora abbiamo Wolverine anche conciato bene. Quindi, se Tinkaton prende Q, possiamo entrare di Wolverine e provare a fare qualcosa. Scold, puttanate. Possiamo fare U-turn, in effetti. Sì, non c'è motivo per non farlo, giusto? No, non c'è motivo per non farlo. Possiamo fare U-turn. Vai. Ok.
Ora entri di Tinkam. No, non fare Q, ti sparo in faccia. Mua! Baxcalibur sta caricando la Kamehameha. Ma non capisce che lui è Kamehameha stronzo, quindi... fake out, non c'è motivo di non farlo. Gigaton Hammer. Wow, che... Aspetta. Ma è... Shukaberry. Roll altissimo. Non è che Mold Breaker ignora la Hail. È un roll fuori di testa. Avrà max rollato? Sì, avrà fatto 9. Avrà max rollato, dai, sì. Se non shotta qui Gigaton Hammer, abbiamo semplicemente max rollato. È possibile che per qualche ragione ignori anche la Hail? O abbiamo max rollato due volte, che è ok, suppongo. Calma ora, Clotzer. Qua lui farà quasi sicuramente Shell Smash. Credo di avere semplicemente max rollato. Ah, beh, Glaive Rush prende danni doppi il turno dopo. Ok, potrebbe essere. Sì, ho giusto. Anche se missa. A sto punto credo di sì. Ok. Va bene. E Q. E poi è Q. Ok. Effettivamente poteva succedere anche questa roba qua. E Q qui non shotta. Lui va più due. Sto un po'. È un po' antipatica questa situazione a sto punto. Non mi aspettavo che facesse sta follia. Però immagino che ora più 4. Lol, siamo safe da crit. Siamo safe da crit. Garantito di Stone Edge. Siamo safe da crit. No, non siamo unaware. Siamo Water Absorb. Altrimenti liquidation. Ciao. Siamo giù di un roll di crit di close combat. Che dite, lo rischiamo? Bro, la battaglia più cringe della storia. Sti tizi non hanno azzeccato una singola play. Bene, a volte capita anche questo. Non hanno azzeccato una singola play in tutto il game. va bene, d'accordo. Questo è Calm Mind, vero? Bello. Questa è stata una delle più intense. Ok, che ore sono? 20... Oggi vorrei staccare un filo prima perché sto collassando. Però un'altra ve la planno easy. Oh, finalmente una vittoria in tranquillità, vero? Sono d'accordo. Oh, adesso si arriva al Permanent Sun. Bene, date... Salutate Wolrain, ragazzi. Da qui parte il Permanent Sun. E buona fortuna. Landorus criminale. Sì, abbastanza. Con la Yachi Berry, certo, che altro, se no... Ora è Zard momento. Sì. Sì, effettivamente. In effetti, vieni qua, Rabsk. Abbiamo accesso a una cattura, volendo, giusto? Allora, sì, Marowak per Blaziken l'avete già spottato, è ottimo. Ci saremmo arrivati, ma avete anticipato, direi che è abbastanza win. Regà, posso chiedervi una cosa? Una sola cosa? Cioè, oh, scusate, qua c'è la schermata. Vi chiedo una cortesia. Cioè, allora, vi faccio un discorso da uomo a uomo, sono serio. Io lo so. Io lo so che molti di voi seguono anche Ago. Ago è una, due live avanti a me. Vi chiedo una cortesia, perché ho notato questo fenomeno. Cioè,
se Ago ha fatto le battaglie in un modo, non venite, qua lo dico a prescindere che Blim lo abbia fatto, è perché mi è venuto in mente, non venite in chat tempo 0.5 secondi da quando ho iniziato a planare e a dirmi questa cosa è buona. Cioè, facciamo che evitiamo questa roba qua? Facciamo che evitiamo di prendere i plan agli altri? Poi, magari se siamo in difficoltà si può anche fare, però magari startare Square 1 e mi dite il plan che ha usato Ago, anche se non me lo citate, non lo so, non è una grande cosa, non so se mi spiego. Quindi tipo, non fatelo. Non fatelo se avete già seguito le live di Ago, magari rimanete un po' più misurati sui cose. Poi dopo, se vedete che mi sto per sbattere il cielo, se sto per uccidere, mi dite che crappo, fai questa roba qua e va bene. D'accordo? Giusto questo, cioè non... Sì, salvataggio tattico, va bene, questo è un ottimo consiglio. Posto che non siamo in Kaizo Ironmon, succede qualcosa. Sentite, Landorus Steltrock. immagino fastidioso, no? Questo lo dico non per te, Blim, che mi è venuto in mente perché l'hai scritto immediatamente, ho ipotizzato potesse essere quello. Non facciamolo che, uno, non fa piacere a me. Due, non è troppo carino nei confronti di Ago, che per carità, nel senso, ci sta a usare un suo plan se siamo in difficoltà, lui è davanti, sarebbe stupido non prenderlo, però... Che veniate a dirmi i suoi plan perché l'avete già visto, io non ne so un cazzo, poi... Ago è chill, però non so, a me non farebbe impazzire come roba, quindi non facciamolo. Stavo per calcolare Mega Charizard su Landorus. Il come se la cava credo sia... Questo è Sebastian. Sebastian! Vettel vince il Gran Premio con la Mercedes a questo punto, perché tanto stanno tutto a Troia. Charizard Y. Siamo sotto Sun. Io potrei arrabbiarmi se Flamethrower non shotta. Let's go, Ski, let's go! Sì, è così che si one shotano i Pokémon. Spoiler, non shot. Non shottiamo. Gli manca molto poco, ma non shottiamo. Oh, abbiamo Sheer Force e Weather Ball. My bad, scusa. Wow, abbiamo Weather Ball. Non sweepiamo? Ok, bella. In teoria lo shottiamo. Allora, il vantaggio di partire con Charizard è che volendo abbiamo i Defog. Weather Ball è 100. Ah, fa più cagare? No, scusami, no, 100 è giusto. Era 150 Weather Ball. Ho fatto una run con Casper, ma era 150, no? Ora è freddo, si può bere. Cento più stab. Ok. Sì. Sì, con Shield Force comunque è meglio Flamethrower. Allora, il vantaggio è che in teoria non setta Steltrock, corretto. Quindi non c'è motivo di non fare Starba One. Difo che gliela diamo comunque perché sai un cazzo che lui a un certo punto decide di... Magari Landorus lo può switchare. Oh, è pur vero che se lui switcha Landorus, io penso che Charizard prenda una kill gratuita. Quel Tropius con la Sash, Dual Wingbit? The Charizard? No, ok. Wow! A parte che con Flamethrower è shot. Sì, e lui non mi... E lui... beh! Mega Charizard X non penso che... Sì, ma entra Charizard normale. Allora, sentite, Mega Charizard è una call gratuita su Landorus e su Tropius, a meno che non switchino. E Blaziken è fatto in automatico con Marowak. Poi lo calcoliamo, ma va bene.
Senti, Mega Flare Blitz, Dragon Barrage e The Q. Oh sì! Flare Blitz sotto Sun. Roberto sottolineatura Tosoni ha rinnovato l'abbonamento per 19 mesi. Bella per noi insieme da 19 mesi. Grazie mille Roberto per il Prime. No, certo che ho la Charizard dita, è quella la gag. E allora, Charizard Mega. Quanto ha di attacco fisico sta roba? 150? 130, però Tough Close, quindi no, però anche se non c'è la Snow Wall Rain dovrebbe essere, non dico safe, perché questo tira Flare Blitz sotto Sun, però sai cosa? Interessante questa situazione qua, perché noi abbiamo Tick Fat, quindi Fur Coat, sì, beh, però Wall Rain è ok, Wall Rain resta l'animale che tutti vorrebbero. L'unica cosa, non fa molti danni, quello sì. Ma in realtà, ma porco de Dio, questo controller ogni volta che cade non c'ha la forma per stare in piedi sulle mie gambe. In realtà Wall Rain contro Charizard è ok. Oh wow, ma ha tolto il Sun. Ok, non è così tanto ok. Non è così tanto ok. Allora forse Ice Beam è un po' meglio di Scald, ti dirò. Non è malaccio. Oh, lui può fare anche D-Dance, giusto? Ho visto D-Dance. D-Dance sarebbe un po' fastidiosa, in effetti. Flare Blitz, Dragon Barrage qua. Tough Close aumenta le mosse fisiche in generale come danno, no? È generica o c'è qualche specifica? Vabbè, Clotzer non è il caso. No, Turto non credo che killi. No, poi Dragon Barrage, raga, c'ha il problema che è multi-target, quindi... Sono quelli da Zanne. Ok, contatto. Ok. E questo significa che non mi dispiacerebbe farmi tirare Q. Ok. Questo è il concetto che volevo esprimere. Fammi ragionare sugli altri un attimino. Cioè, nel senso, sugli altri, su Togekiss. Fire Blast, Moon Blast, Aeroblast. Beh, Snorlax. Scope Lens, Mirino, Super La. Questo critta facile, giusto? Con facile significa al 100% di Aeroblast, lol. Cretta facile. Sì, ma Snorlax c'è. Oh, animal. Cioè, Snorlax lo ridicolizza. Quanto fa di Heavy Slam? Donk. Bel danno. Sì, in teoria Snorlax Leftovers è più safe che altro. Avresti tra l'altro Tick Fat nel dubbio che avessi paura di che tirasse Fire Blast e ti burnasse. Tick Fat non tira mai. Aeroblast crit fa 38. Tu con i leftovers. Heavy Slam in teoria è ultra safe. Non si vedono i danni del calcolatore, sì, scusatemi ogni volta. Ok. In teoria Snorlax. Non so se ho qualcosa di meglio. Ah, Dragon Barrage non è multi-hit. Siete sicuri? Non è... Ma va. La confondo con... 100%... Aspettate. Perché non me la prendo? Ah, è Draco Barrage. Draco Barrage. Siete seri? Di tag beats fading music but hurts the users. Ah no, ok, bella. No, allora non è multi-hit. Ah, la scale shot, scusatemi. Sì. Errore mio, scale shot, l'ho confusa con scale shot.
Allora, sono tutti Pokémon che ci mangiamo letteralmente a colazione, tranne Charizard Mega. Diciamolo tutto. Cioè, diciamo le cose come stanno. Charizard Mega. Quanto ha di speed? Fammi studiare le stats di sta roba. 100, è sempre il solito Charizard. Quindi 100, che Pokémon gli starebbero sopra? Tauros. Tauros intimidate. Terribile. Ma immagino che Tauros venga letteralmente sventrato da Flare Blitz, no? Pesavo peggio, ti dirò. Il problema è che lui fa Diddance, quindi... Steel Waldrain non è una bruttissima call. Ti devo dire la verità. Allora, ma sotto Sun prenderesti tanto di da Draco Barrage. Come funziona esattamente Draco Barrage? Disattacks beats fairy immunities. Quindi immagino che entra anche sui folletti, ma danneggia, quindi prende recoil. Ciao Bea, tra un po' torno a casa. Ah, lui va sulla difesa debole o sull'attacco suo, quindi va fisico, no? Essendo jolly. Sul nostro Charizard quanto farebbe? Non lo so, ma il nostro Charizard è già impegnato. Ok, va in base all'attacco suo, quindi va bene. Ma il punto è che Furcoat... comunque meglio. Noi relaxed. Il danno sotto Sun è sta roba qua. Flare Blitz. Ah, però sto calcolando meno uno, lol. Ok, meglio. Insomma, prendi troppo, Ah, e se poi lo mando meno uno non conta la stat base. Ok, chiaro. Insomma, Waldrain. E con Tickfet non cambierebbe nulla. Perché giustamente di mezzo in entrambi i casi. Wow. Giocare con Intimidate e Dreadnought? Cosa mi porterebbe? A prendere Draco Barrage speciale, certo. Chiaro. Secondo me di Diddance non ha molto. Vero anche questo. Vero anche questo. Continua di Diddance non ha molto. Sì, in effetti. Wow, che forte sto Pokémon. Sto Pokémon è atomico. Dreadnought lo tanca benino, eh. Dreadnought è addirittura safe da crit a più uno. Dreadnought potrebbe quasi entrare blind, sai. Wait, secondo me Dreadnought lo... secondo me Dreadnought gli fa 1v1. Scusami, Metti Impish. Metti Hardstone.
Ah, però qua già siamo sotto Sun. Ok. Allora no. Allora sarebbe un po' più rognoso. Dread non ha mosse migliori di Stone Edge. Non ha un... di... scusatemi, di... Rock Slide. Siamo in singolo, sì. Eh no, perché Aqua Jet non è giustamente... No, è in corso di Dance. Dopo l'esperienza contro Eriga non lo tirerò mai più. Non è più una goal. Ho counter, ma non mi pare il caso. Tecnicamente Dread è molto buono su Zard. Fai vedere se portandolo su di livello. A parte che tra un attimo ho bisogno di altre rare candy. Body slam. Non è il caso. Head smash è quello che vorresti. Ma il recoil è quello che non vorresti. Head smash è quello che non vorresti. Che è quello che vorresti. Però il recoil potrebbe essere giusto un attimo fastidioso. Quel 45% di recoil forse non mi va di prenderlo, mettiamola così. Questo se lui fosse a più 1, sì, no, beh, certo, poi dopo io sciopo di recoil. Se invece fossi Adamant Rock Slide, ovviamente c'è il Q che prende. Andresti a rischiare un roll che ti kill. Due roll che ti killano di EQ e comunque non avresti la kill. Stavo pensando anche a Dodrio, sì. Però il problema di Dodrio, raga, è... Dodrio ha il vantaggio che ha outspeed e shot. Pulito. Però Dodrio muore di EQ e Dragon Barra. Devi farlo entrare safe. Flip turn. Fermi. Flip turn into Dodrio, ha vinto. Flip turn suo dentro Dodrio e smash. Ciao. Credo che ha smash di Dodrio basti. Sì, fammo bastare. In teoria Dreadnought in flip turn. Fai repositioning. Dodrio kill è solo una più uno di speggio. Ok, vero anche questo. Ah no, allora Dodrio non è safe, giusto? Che fastidio sta lotta. Headlong Rush. Sì, no, ma non cambia, è vero, perché lui è... se va a più uno siamo nella merda. Dovevo immaginarlo anche più uno di speed. Wow, che lotta. Cioè, che Pokémon. In realtà il resto è veramente balordo. Ma lui è particolare. Allora, secondo me, comunque... comunque Dreadnought può aiutare ad aggiustare i roll. Il vantaggio di Dreadnought, abbiamo detto che lui ha più uno tanca. Questo è innegabile. Se lo fa Impish non hai problemi. Ma non fai abbastanza danni. Anche con l'Hard Stone, che ti potresti peraltro permettere, faresti 72-85. In più, la stessa ci sarebbe carina su Dodrio. Molto. Dovremmo andare a fare Furium. Non c'ho voglia. Nagle armato è pazzo. Non siamo così disperati. Adesso troviamo una call. Crassol, ragazzi, per chi se lo stesse chiedendo, è 100 volte peggio di Dreadnought. Quindi. Sì. Trampa colmo, come sta davanti a Zard? Bro, prende Dragon Barrage, male. Direi male. Sensazione.
Sì, in effetti la sash su Dodro qui sarebbe easy clap. Più difesa e meno attacco. Se vuoi vi faccio vedere quanto prende. Ah, dici Crustle? Sì, ma prende Flare Blitz, raga, sotto Sun. È one shotato. Ciao, ecco il vostro Crustle. Cioè, il bello di Dreadnought è che non, non arriva Flare Blitz. Sta steso con un cappotto di Mogan Drampa. Drampa si presenta a questa fight elegante. Drampa arriva davanti a Charizard in orizzontale. Sarebbe cosa buona e giusta prendere la Sash da Furia, sapete? Ah no, beh, in generale Crustle e Dreadnought si equivalgono. Qua Dreadnought è 100 volte meglio. Purtroppo è smashed da 50% di recoil. La Sash sarebbe easy clap dopo flip turn di Dreadnought su Dodrio. Che famo? Proviamo a planare Furio? Tanto la Sash prima o poi dobbiamo prenderla. Che se planiamo Furio abbiamo già fatto anche sta, abbiamo già planato anche sta lotta qua. Però sai, capito, magari le prossime 3-4 catture, esatto, possibile che non ho, è quello che stavo pensando, cioè magari, perché raga, Furio, cioè Furio è un assassino. Furio è, ma dove cazzo? Ma porco, scusate. Dobbiamo seguire, invece c'è un problema tecnico. Qui c'è stato un problema tecnico-tattico. Abbiate pazienza. È successo un disastro. Allora, voi adesso state vedendo delle cose assurde. Volevo farvi vedere. Cioè, Furio è un bel criminale, Insomma. Zamazenta, Dauntless Shield, Bullcap. E hanno tutti Chuck, Pokémon, Avenger status if above 75 or max HP. Of my, cioè, sì, non li one shot mai perché hanno sempre Endure. Non lo so, raga. Non lo so. Qui la Sash ci garantisce veramente una delle battaglie più facili di Radical Red. Perché quel Zard lì cringe completamente. L'altra abilità di Dreadnought, raga, non è rilevante. Tower of Spin se riescono a gestirlo. Le due a gestirlo se lui inizia a setappare random. C'è Incineroar che non è male con Intimidate e Fake Out. Potrebbe dare una mano. Scrafty Zuccata. Sì, ma raga, ma Scrafty muore. Cioè, forse non è chiaro il concetto, forse non riesco a esprimere. Scrafty muore. Cioè, è inutile. Scrafty scioppa. Che deve fare? Il discorso è anche un altro, e cioè che il discorso è anche un altro, cioè che, cioè, quello Zard potrebbe switchare più o meno quando vuole.
Io avrei Zard Y per gestirlo. Lo outspeederei, ma non se lui ha più uno. Crassel viene scopato, viene one shottato da Flare Blitz tipo immediatamente. Garganacle. In generale, Gargantua. Minchia, Gargantua è un po'. Gargantua si chiava le madri, dai Pokémon. Gargantua non è disgustoso, eh? Ha più due. Soffre. Ma più uno di dance non tiene malaccio. No, solo l'ho appena messo. Di Flare Blitz prendi il giusto. A più due tanchi tutto. Rischieresti un crit. Però dopo cosa? Dopo un rock. Oh sì! Oh sì! Gigi Sottolineatura le ha rinnovato l'abbonamento per 24 mesi. Se andrai contro Furio, la chat ti dedicherà un verso di Foscolo D. In morte del fratello Giovanni. Probabile. Verosimile. Fake out è un 11-13 di Insi. Sai cosa? Potremmo startare. Potremmo entrargli con Incineroar. Sciucaberry, eh? Oh sì! Metti questi tre qua, sì. Sono safe. Zia Massimo ha rinnovato l'abbonamento per 7 mesi. Ciao, potresti entrare con Insi. Studiando 3 giorni a godere. Che nel dubbio gli fai fake out. Tu mi stai a di con Sciucaberry, eh? Neanche forse. Puoi addirittura evitare la Sciucaberry. Io mi chiedo una cosa. Ma fake out con Intimidate più Rock Slide più Acqua Jet non hanno mai modo di killare? Oh sì! Andre Penolo, il vantaggio che tu trai è questo. Vi spiego. Grazie Zamassimo per il Prime. Se lui attacca Insi, bella, è andato meno uno. A quel punto vuol dire che Dreadnought è tranquillo. Grazie Zamassimo, molto più tranquillo. Se è andato più uno, Incineroar è pseudo tranquillo. Puoi giocarlo, Shuka. Vediamo, il fake out è 11. Arriveresti a 12 se ti impegni. Poi entri di Dreadnought. Rock Slide. Hardstone. E Acqua Jet sotto Sun. È quel sotto Sun che ci frega, ragazzi. Anche se... Fake out più U-turn e sistemi tutti i roll. Dipende dai danni che ho preso. C'è anche da considerare, raga, i Flare Blitz che potrebbe tirare. Quella è l'unica cosa, che con Dreadnought a più uno, se giochi Adamant rischi due roll. Quindi vuoi essere sempre impish. Quindi arriveresti a fare un 80 tra Rock Slide e Acqua Jet di massimo con Hearthstone. Più fake out 11, arriveresti a 91. Sarebbe molto brutto. Dopo l'intimidate insieme entra l'intimidate di Tauros, lui switch, non possiamo esagerare. Se entri su un Didens sarebbe a più 0. Fake out con una shock reggi tutte e fresti U-turn. Sì, comunque non, temo che non basti su Zard. Cioè non aggiustiamo abbastanza i roll. Con noi siamo a 80, fake out è 11. E se non entro comunque su Didens non li ho aggiustati, capito?
Ok. Anche Max Roll di Crezzo e Q potresti anche rischiartelo, eh? Fake out you turn. Non riesce a fare una ventina in totale. Beh, sì, Adamant sì. Teoricamente in è safe. Faresti cosa? Fake out. L'unica cosa per cui non sei safe è se lui tira magari Dragon Barrage. Se lui tira Dragon Barrage su Incineroar, stai un po' in merda. Perché non riesce a tirare U-turn. Potrei giocare logicamente Shuka Berry. Certo. Se entri su Didens sei safe. Se non entri su Didens, il vantaggio che tu hai è che tu puoi fare fake out. Lui vede la Shuka, è quello il problema secondo me. Ma va benissimo. Va benissimo, perché se non tira Q vuol dire che Dreadnought è safe. Vuol dire che Dreadnought è tranquillo e lui ha meno uno. Tira Flare Blitz. Se tira Flare Blitz va bene. Se tira Dracon Barrage va abbastanza bene. Oddio, non va benissimo Dracon Barrage in realtà, perché va sull'attacco speciale a quel punto. Sottolineatura 99 ha subato al canale. Grazie Marte per il Prime. Crassol può avere vigore. Krusle. Sturdi. Beh, non è una brutta osservazione. Bro! Bro, ma questo fa Rock Breaker. Ragazzi, ma Crassol c'ha Rock Breaker. E sturdi. L'unica cosa è che rimarrei fermo un turno. Rockslide farebbe 5. Avresti un danno gratuito. Dipende Anselmi, se c'è Charizard è ultimo. Viabile nel caso che Zard fosse ultimo. Io gliela metterei uguale. Fa comunque una grande call. Rock Blast Loaded Dice Crassol fa minimo 5 hit, vero? No, minimo 4 hit. Non è male. Quattro minimo. Ottantaquattro. Probabilmente è ancora meglio. Devi farlo entrare safe. L'unica cosa. Sarebbe hit di fake out più U-turn.
E ti giochi dei crit tank. Vabbè, sì, ok. No, il problema è che Incineroar dentro su Zard potrebbero andare male le cose. Dread no flip turn, c'è il problema che siamo sotto Sun. Dobbiamo fare 15. Dobbiamo fare 30 di roll minimo. Dobbiamo avergli fatto 30 danni. Flip turn, però anche sotto Sun. Ciao. 24 di roll minimo. Beh, scusami, 31. È vero che noi dobbiamo giocare Impish. Però merda, è greve, eh. È greve non shottarlo con flip turn più 4 rock slide. Vorrebbe dire mini min roll di flip turn e 4 min roll di fila. Secondo me è da giocare. Secondo me è da giocare, raga. Non so cosa ne pensiate voi, ma io ti direi che si entra Dinsy, si tira un fake out. Che è sempre gratuito. 48 di media, ma percentuale che va giocata quella, dai. Si entra Dinsy fake out con la Shuka. Potrei fare Flare Blitz facendo più assist. Ci sono di Flare Blitz, dai. Taiden World mi ha rinnovato l'abbonamento per 14 mesi. A quel punto, a seconda di quello che fa, possiamo anche fare U-turn di Incineroar. Possiamo buttare dentro coso. Grazie mille, Taiden World, per il Prime. Bello. Fieric, grazie per il ride. Benvenuti. Siamo su Pokémon Radical Red Hardcore Nuzlocke. E sono stanchissimo. Però benvenuti. Come state? Tutto bene? Come va, Rick? Cosa avete fatto voi? Sì, dai, andiamo su questi 6 qua. Planiamo su questi 6 qua. Prendi dei danni su Insi con Zarda meno 1. Sì, poi li vediamo in calma. Adesso non mi sembra particolarmente utile. Bisogna anche tenere presente che l'Andorus potrebbe switchare. Oh sì! Oh sì! Oh sì! Adam Quetz 33 ha rinnovato l'abbonamento per 12 mesi. Buonasera Krapus, come giochi? Va il plan? Dread non immagino. Se l'Andorus switch, raga, andiamo un po' in difficoltà. Vi dirò. È vero che prendiamo una kill gratis dietro, eh? Non è custoneggio. Non abbiamo i Pokémon adatti per gestire una roba del genere. Non mi piace questa cosa, vi dirò. Grazie Adam Pets per il Prime. Sta per ripartire l'Hype Train. Siamo dei grandi. Un successo che entrerebbe Zard o Togge. Realisticamente entrambi. Cioè, nel senso, nessuno dovrebbe ospitare Zard. Quindi forse Plazigan. Oh, Tropius Sash. Mi spaventa quella situazione con l'Andorus, che lui possa switchare. E quelli con le Stealth Rock tendono... Togge prende troppi danni. Prendono tutti troppi danni. Ma la CPU ha dimostrato di poterlo fare uguale. Dipende quanto legge utile Lando.
Sì, non è il concetto di prendo la kill. È il concetto che lui può switchare quello che fa le stealth rock. L'ho già visto succedere. E poi quando rientra, Charizard è sotto pressione da Stone Edge. Tutto qua. E prende le stealth rock, ovviamente. Quindi Zard non può più essere una call se andò a Russo Switch. Io baitare un EQ. Ma anche se fosse, entri sulle stealth rock. Turno 1, Charizard Omega non killa Lando, quindi non dovrebbe switchare. Ok, sì, probabile. Vero, è un'ottima osservazione. Dovesse succedere, sì, immagino che si provi a baitare un EQ. Provaci però. Mica è semplice. Sono usciti comunque se entri free. Sì, ma buona fortuna, bro. Questa Stone Edge. Questa Stone Edge è super efficace qua, super efficace qua, super efficace qua. L'unica sarebbe Drenno in 2Q, ma Drenno non lo vedo bene. Drenno avrebbe, in teoria, già preso dei danni. Cosa la cava con la Zer? Insomma. Aeroblast non ci aiuta. Cloud Serbeta va bene qui in caso. Sto pensando di ricamare qualcosa attorno a Togekiss. Ma Cloud Ser prende un po' troppo di Aeroblast. Un po' fatica. Aeroblast scritta sempre, quindi. Non riusciresti a gestire, poi comunque sarebbero troppi danni. Ora avrebbe poco senso, più lui è a Roost, quindi Sam. Ma no, ma mi sembra vincente la call, che tanto primo turno siamo Omega, lui non dovrebbe switchare, dovrebbe vedere la kill e andare di Stone Edge, salvo poi venire tritato. Assicuriamoci di sta cosa, sì, no? Sicuro. No, 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 non dovrebbe, non dovrebbe switchare. Se switcha l'Andorus, vediamo come gestire. Immagino che se switcha l'Andorus rischieremo qualcosa in più su Charizard Mega. E impariamo qualcosa sulla CPU. Penso che sia quello, giusto? Sarà questo il gameplay. Zard ha bisogno di più speed per ospedare l'Andorus. Peccato che Mega Charizard Y non comporti un aumento della speed, altrimenti ero ancora più sicuro. No, in teoria no. Troppi usa clorofilla, quindi è inutile provare ad outspeedarlo. Ok, Blaziken ci pensa Marowak, quindi Landorus Stone Edge. No, Air Charizard normale, garantiamo che non shotta. Figurati.
ma non switcha mai a queste condizioni. Sì, poi farebbe U-turn. Hai ragione. Hai ragione, stupido io. Allora posso fare Zard Modest, ammesso che abbia anche solo vagamente senso. In realtà no, sai perché? Sai perché non te lo faccio Modest? Perché magari mi giro al cazzo e voglio outspeedare l'altro Zard. Ecco perché. Perché lascia fare che di Flamethrower, Sotto Sun, Sheer Force o di Air Slash, essere più veloce di lui in caso qualcosa. Guarda. Guarda sto dannetto. Air Slash, Flamethrower, capace che killi, eh? No, non ha senso perché Blaziken sarebbe più veloce. Tu switcheresti dentro Marowak. Fallo Timid Sim. Quanto gli fai di Scorching Sand? Vediamo. Ah, ho triti. Sì. Lo farei Flamethrower, Air Slash, Scorching Sand e comunque Defog. Sia mai. Allora, fallo Timid. Blaze, vabbè, sti cazzi, tanto fai la Mega Slash, Flamethrower, Thunder Punch, Weather Ball. Interessante Weather Ball, ma non ci serve. Il primo Flamethrower se switchato sarebbe su Zard normale. Non serve neanche, infatti. Bravo, hai ragione, non serve neanche. No, non gli metto neanche Scorching. Gli metti Defog sicuro. Sai un cazzo, magari la tiri in un secondo momento. Vabbè, si mette la metti la Scorching, cioè. È lì a prendere la muffa. Mettila, dove cazzo è? Scorch Sand, dove cazzo è? Eccola qua. Vai. Sì, ho la kill garantita 100%. Charizard Mega, Landorus, sì. Prima non avevamo considerato Sheer Force. Solo Landorus si sveglia elegante, altro che. Eppala. Con Sheer Force si sveglia letteralmente elegante. Vai. Va bene. Poi Marowak mi va su Blaziken. Non ho neanche calcolato Marowak su Blaziken, ma collo il cringe qua. Non penso che sì, wow. 29-34 di Flare Blitz. Aiuto, mamma. Oh no, aspetta, questo è un po'. Oh wow. In realtà non prendiamo così poco, eh. Wow, prendiamo una fucilata mai vista in realtà. Ma immagino che Sword Dance. Sai che in realtà quel Blaziken ok, questa è un po', è una situazione un po' imbarazzante. Immaginavo di fare un po' meglio con Marowak. 110 di difesa fisica. Insomma, Flare Blitz fa un bel po' di danni. Ne fa più di Thunder Punch. Ma tra l'altro ho il totem, vabbè. Non dovrebbe cambiare niente, ma. Sì, diciamo che. Diciamo che dopo uno Sword Dance la situazione è un po' problematica. Non è così safe come credevo, eh?
Dopo uno Sword Dance rischieresti un crit, in realtà. Credevo di tankare molto meglio, sarò sincero. Siamo di prendere 60 da lui a più 2. Forse potrei aver sottovalutato il Sun, ma la difesa fisica di Stomaruak è inesistente. Sì, l'osso è abbastanza imprescindibile, confermo. Abbiamo comunque 80 di attacco fisico, vi ricordo, con sto falleto. Rischieresti. No, l'Antur non tanca neanche lontanamente un pelo meglio. L'Antur probabilmente muore a più 2. Non c'è dubbio che il Pokémon che tanca meglio qui è Marowak Alola. Dubito anche di aver col migliore, in effetti. Un Pokémon che lo costringe a tirare Flare Blitz. Per quanto sia Flare Blitz, probabilmente Turtonator è una col migliore, sai. Probabilmente alla fine della fiera Turtonator. Wow, no, a più 2 viene sventrato anche lui. No, credo che mi andrò a rischiare il crit con Marowak, amici. Non credo di avere molte altre out. Sembrava molto più safe quando l'ho visto. Sembrava molto più safe. Clots era unaware. Adesso vi faccio vedere Clots era unaware quanto prende da Flare Blitz. Secondo me viene one shottato. Oh. Ah, caspita, lo regge sotto Sun. Bene. Regge dei roll. Il pazzo. Il demone del percorso 22 reggerebbe i roll. Eh? Che ve lo dico a fa? Ma che Pokémon è? Che Pokémon è, Fabio? Guarda com'è forte, guarda come colpisce la palla. Veramente un campione totale. Dai, Marowak, ci rischiamo dei crit, voglio dire, sarai un uomo, no? No, allora, porta Dreadnought al 68. Outrage di Incineroar, ma è un oltraggio provare a imparare una mossa del genere. Incineroar, anche Cross Chop è un oltraggio. Marowak Alola con Lightning Rod non è il counter preferito per Blaziken. In calcolo abbiamo, ci sono i calcoli a schermo, che no, in realtà non è vero. Sì, se non che di Flare Blitz crit muore, a quel punto verremmo sweepati da Blaziken realisticamente. Oh sì! No, 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 oh, beh, sì! Oddio, sì, oh, sì! Wow, processo fermi un attimo. Se crit ha rinnovato l'abbonamento per 6 mesi. Fermi, se questo fa Sword Dance crit è laboratorio, eh? Aspetta un attimo. Siamo sicuri di non avere una call migliore? Se questo fa Sword Dance su Marowak, Flare Blitz crit è laboratorio. Siamo proprio sicuri, sicuri che l'unica... Non è propriamente laboratorio. Sarebbe, immagino, Crustle, Rockbreaker, Sack the Crustle. E poi vedi un po' che succede. Sarebbe un po' un disastro. Quello sì. Fake out non basta. Ma come fa a bastare fake out? Dopo un Flare Blitz che ci ha one-shotato? No, non credo. Sarebbe Crustle Sturdy. Quel pazzo e Rockbreaker ce la farebbe, perché voglio dire, se ho un piano B per salvare la run va bene. ...79-60... sì, beh, con i recoil di Flare Blitz in un modo o nell'altro la smurfi, o col drop di Close Combat, sì, ce la farebbe. Marowak Impish sarebbe ancora poco. Era fino ad adesso Marowak Impish. Posso rimetterlo Impish, ma il fatto che se ci crediamo fortissimo, regare il J-Crit, ma Impish. Non l'avevo sotto crit, mi sta a far vedere se
No, ok, sì, ce l'avevo sotto. Questo raga è Marwan Kingfish, che vi devo dire? Questo è il crit di Flame. I guess. Penso che sia. Peraltro anche tipo Flare Blitz into Flare Blitz crit, cioè nel senso avrebbe discreto numero di roll di tirarci giù Marowak, ma a quel punto boh, chissà. Sì, giocheremo così. Non è esattamente la cosa più solida che io abbia mai proposto, ma non è Vitor Soelmo, fra, no, non ho Vitor Soelmo. Comunque non cambia la cosa. Impish. Rischiamo due crit alla fine. Più uno che due. Mai due, al massimo uno più roll. Beh no, rischieresti nel caso il crit di Flare Blitz all'inizio. Ma quello non conta. Cioè, back to back crit, regà, non si planna mai. Se succede, almeno sono rare le situazioni in cui puoi permetterti di planare back to back crit. Back to back crit è una roba che ti rischi, un po' come crit max roll, cioè nel senso. Sono robe che se succedono, tu stringi la mano. Sto cercando il tick club, non sono impazzito. Eccolo qua. Esatto, cioè se succede si scrive due di fianco ai tentativi e si va. Però spero che non succeda. Questo è il mio plan. Matti Vic, grazie per il ride, benvenuti. Stiamo facendo l'ultima battaglia di oggi di Radical Red, poi stacchiamo perché sto collassando. Benvenuti, grazie a tutti per il ride. Questo è uno dei giochi Pokémon più difficili mai realizzati. Per alcuni il più difficile mai realizzato. Onestamente per me no, però al primo tentativo stiamo andando bene, eh. Stiamo per fare una battaglia in cui se peschiasse e ci critano una volta ripartiamo dal laboratorio. Un laboratorio che però ha un po' più peso della Kaizo Iron che immagino stesse facendo, perché siamo a 63 ore di gioco. Questo per dire Marowak, Boomerang, Thunder Punch, Shadow Bone, Fire Punch. Ma cosa vuoi di più dalla Vedam? Killy Blazzy, che ne hai qualche desiderio? Vuoi fare entrare Togekiss? Per te Emerald Kaizo è più difficile? Secondo me sì, da quello che vedo sì. Perché c'è molto, è molto più coinvolto l'RNG da un lato. Su questo gioco è molto limitato. E non significa che sia meglio o peggio. Giocare con l'RNG di Emerald Kaizo è terribile, è brutto, è fastidioso, è snervante. Non è divertente secondo me. Come lo è Radical Red, per me è più divertente di Emerald Kaizo. Emerald Kaizo è più tossico. In più su Emerald Kaizo hai molte meno risorse. Molte meno risorse. Overall secondo me Emerald Kaizo, per quello che io ho fatto due try su Emerald Kaizo, uno sarebbe ancora vivo, lo dico sempre, non ho mai perso quella Nuzlocke, l'ho droppata. Ho una run su questo, due su Emerald Kaizo, per quello che sto vedendo secondo me Emerald Kaizo è più difficile. Ma è più difficile perché hai tanto RNG da plannare, tanto RNG in cui sperare. E io ho rageato dopo che ho beccato un 5% di Explosion turno 1, che non succede mai. E ho perso Typhlosion, che era un ottimo Pokémon per Fiammetta, e ho rageato e ho smesso di giocare. Quindi secondo me Emerald Kaizo, per quella che è la mia... Poi c'è da dire che la Lega di Radical Red è da incubo, però a noi interessa fare entrare magari Togekiss. Il giusto, ti direi. Crassol, Impish. Cioè frega qualcosa di Crassol Impish? In realtà no. Anzi, sì, beh, va bene. C'è l'armor, l'item non c'è. Cosa deve fare Crassol? Deve shottare Charizard. Crassol deve fare danni a Charizard, quindi in realtà ed è sturdi. Cioè il suo obiettivo è fare sturdi, no? Quindi intanto cambiagli l'abilità. E poi
Mega Charizard Y. Oh wow, no, non questo. Mega Charizard X. Su Crass, sotto Sun, vabbè, solita roba. Avresti Rock Slide e a sto punto ti direi Adamant e ti direi anche Hardstone per quel che vale, cioè nel senso che voglio dire 73 di roll se devi essere questa roba qua. Ah no, i dadi, bravi, scusatemi, il Dice, mi ero dimenticato. È Rock Blast Dice. Sì, sorry. Prima non l'avevo LOL, ma raga, ma non l'avevo calcolato Adamant, ma l'ho shotto, io sono completamente drogato comunque. Prima non l'avevo calcolato Adamant, raga, ma shotta. Secondo me passano troppo tempo a planare, Lia non è così forte. Ok. Vero. Lo shottiamo. Ma di che parliamo? Che cosa stavamo calcolando? Adamant, e non ci frega un cazzo di non essere Adamant. E dove cazzo è il Dice? Qua? Dimmi che qua. Assolutamente no. Dimmi che sei qui. Assolutamente no. Dove lo tengo il Dice? Non mi dite che non c'è? Dietro gli edifici. Ah, è uno di quegli item, tipo qua. Eppala. Mostruoso. Dadino! Vai. Ottimo. Con l'Hardstone. Adamant. Sì. Oh, abbiamo flammato Crass letteralmente 5 secondi fa. E mo è il King, eh? Ah no, ma aspetta. Mi è arrivato l'Hardstone. Ma no, ma... Loaded. No, c'era ancora l'Hardstone. My bad, non shotta. No, no, era giusto, è giusto. Non shotta. Sì, nel calcolatore c'era l'Hardstone. Scusatemi, ragazzi. Ve l'ho detto che sono stanco, no? Non ci capisco più niente. Rock Blast c'è. Rock Slide, nel dubbio c'è. Rock Breaker la voglio immediatamente, perché ne avrei, ne potenzialmente ne ho molto bisogno. X-Scissor è letteralmente inutile, ma... 50% di shotter se prendiamo i 5 hit. Sì, più dei crit, più robe, più roll, più robe, più... Flail più sturdi, eh? Esotico. Puoi fare glitch per togliere sane e tenerla snow. So, me ne hanno parlato, però si fa a fair senza glitch, non serve. Abbiamo Charizard sotto Sun, che ha una opening mostruosa e si fa tipo 4 quinti del team. Quindi direi che non è il caso. Nel senso, flail così. Per il meme. Come? Flail non farebbe più di Rock Blast 5 hit, vero? Chiedo, eh. A 1 HP contro quel Charizard. No, mai, perché Rock Blast è stab, certo. Steel, dalla, cazzo ne frega. Quanto ha di speed Crassle? 100. Non sta sopra niente. Non avrebbe mai senso. Non so, metti Pounce per droppar la speed. Non ho letteralmente idea di cosa sto facendo. Ok, 1, 2, 3 plannati. Sì. Cioè sistemati. Incineroar. Allora, Incineroar deve entrare su Zard. Shuka. Devi stare attento all'overworld prima di scattare la fight. Ah, ok, d'accordo, capisco. Farò attenzione. Incineroar entra su Zard, che nel caso lo manda a meno 1. Cosa ci fregherebbe? Ci fregherebbe realisticamente un Draco Barrage. Lo vogliamo impish alla fine, coso? Probabilmente sì. 11-13. Shuka. Diciamo che se arriva Draco Barrage possiamo anche...
Però nel caso andasse a meno 1, Draco Barrage andrebbe sull'altra roba. Sì, cambierebbe il giusto. Sì, Charizard base a Blaze. Sì, probabilmente Impish, perché in caso Insi può fare U-turn. U-turn sarebbe huge se riuscissimo a tirarla. Entrassimo sotto Diden sarebbe ottimo. Fake out U-turn è vinta. Entrassimo su Draco Barrage sarebbe fastidioso. Entrassimo su Flare Blitz ed EQ potremmo fare fake out. Se fosse Flare Blitz saremmo a posto di roll. Fosse qua abbiamo perso l'asciuga. A quel punto è un EQ garantito. Lì andremo un filino in difficoltà. Ma a quel punto se fosse EQ garantito su... tirasse Q, a quel punto io butto dentro il mio Zard e... e con il mio Zard lo trito. Cioè dal meno te metterebbe subito Bazigan. No, perché non, la CPU non va in base ai danni che fa. Mi è andato Scorching. Sì, se temiamo un EQ su Insi per qualche ragione è Zardan. Io lo farei Impish, onesto. Tanto quei danni in più di fake out ci servono il giusto. Impish, Shuka, vediamo se... sì, Blaze. Impish, Shuka, Intimidate, Fake Out, Flare Blitz, Knock Off, U-Turn. Va benissimo così, ti direi. Direi che non cambio niente. Zard Air Slash, ragazzi. Zard è anche Scorching. Fa quello che vuole sto Pokémon. Va bene. Dreadnought. Oh, sicuramente Impish. Sicuramente Hardstone. Dove cazzo? Ce l'avrà qualche altro Pokémon, stai a vedere. Ce l'avrà qualche il King. No, c'è nessuno, sono pazzo. Qualche morto vivente. No, dove cazzo? Avete visto? Hardstone. Dove cazzo è? Ma veramente? Raga, dov'è l'Hardstone? C'era il clown? Capisco. Ok. Allora, Impish, Hardstone, Shell Armor, Rockslide, Aqua Jet, Flip Turn e Smash. Tu dici alla peggio. Tanto non abbiamo di meglio da fare, no? No. L'item è l'Hardstone, perché su EQ tanto non vuoi mai entrare. E Snorlax invece è un classicone. Ricordatemi come si ordina la borsa, per favore. Perfetto. No, non l'ho ordinata. Come si ordina la borsa, raga? Ricordatemi il tasto, per piacere. Start. Oh, là. Name. Vai, era ora. Leftovers su Snorlax, Heavy Slam, che è la roba migliore che puoi fare. Immagino che Snorlax non sia così terribile in caso su Landorus, no? In realtà, cioè, non è incredibile, ma se proprio le cose andassero in... allora potrebbe inventarsi del gameplay, sì. E Snorlax impara i Sponge, sì. Per quanto lui abbia una Yachi, eh. Ah, beh, oddio, però se ha una Yachi forse conviene tirare il ritorno, no? 43-51. Sì, le piglia, però sai, con i lefties. Lo faresti comunque careful per prendere meno danni possibili da Togge. Lo tieni Heavy Slam, lo fai Immunity, lo fai Tick Fat, che ha molto più senso. Ok.
Ice Punch non serve a un cazzo, considerato che lui è una Yachi Berry, conviene a quel punto di giocare di ritorno. Anche se in realtà doppio Ice Punch potrebbe rivelarsi utile. Rock Slide potrebbe avere una sorta di logica per qualche ragione. Fai la finestra. Sì, raga, scusatemi, è che semplicemente ogni tanto mi scrollo giù e non lo vedete. Portate pazienza. Ogni tanto non vedete i calcoli. Dovete semplicemente portare pazienza a dirmi che non si vedono. Zard non si vede a Weatherball? No. Sì, no. Ma metto su Sleep Talk, che buona, andiamo così. Ho sbagliato città. Top. Vai. Errore gravissimo questo. In realtà, ok, no, sì. Vai. Va bene. Timmy, ci ardite. Dovremmo esserci in linea teorica. In linea pratica mi cago addosso, ma in linea teorica. Dovrebbe essere ok. Mia speranza è che non switchi. Ma no, inculati, santo dio. Flamigo, che eroe. La mia speranza è che non switchi Lando, onestamente. Occhio al clima, yes. Beh, che cagata comunque sta roba qua, Cristo Dio. Basta fare così, no? Quando ci mette a cambiare il clima? Oh! Fratem? Oh, là. Perfetto. 20 anni per cambiare sta merda. Va bene. Matti. Allora. In teoria abbiamo fatto tutto. Se tavolato con la Snow ci divertivamo. I miei Pokémon uccello vogliono combattere con te. Sui Pokémon uccello. Beh, teoricamente sono quasi tutti Pokémon uccello, in effetti hai ragione. Vai. Landorus. Allora, in teoria questo Landorus non dovrebbe switchare davanti a Zardon, perché non si legge morto dal mio lanciafiamme. E legge la kill di Stone Edge, quindi dovrebbe approfittarne. Ma il signor Landorus non sa che il mio Charizard dispone di Mega Evoluzione. Flamethrower lo one shot una volta che siamo Mega. Quindi se tutto va bene, qua non switch. Altrimenti scopriamo qualcosa sulla CPU, cioè che legge le Mega. Perfetto. Questo è morto e questo è già un problema in meno. Possiamo, credo, trastare questa call abbastanza serenamente. Landorus a terra. Vi ricordo che siamo sotto Harsh Sun, quindi Flamethrower è più forte. In più abbiamo Sheer Power, che aumenta la sua potenza. Ve l'ho detto che entrava Tropius, immagino per qualche ragione legata alla Sash o per banale scelta di team design. Gigadrain, Weatherball, Dragon Pass, non ce ne frega un cazzo letteralmente. Flamethrower, magari lo burni pure e muore, farebbe molto ridere. Questa è doppia kill di Zard. Ah già, non, forse non viene giù. No, sì, viene giù, lol. Però è anche drago questo, quindi ok. Va bene. Solar Power non toglie HP qua. Non mi ricordo, ma comunque non abbiamo Solar Power, quindi. Ok, Dragon Pulse. Questa farà 30%, 30-40%, non mi ricordo. Ok, un po' di più. D'accordo. Tropius a terra. Ora suppongo che possa entrare un po' di chiunque, in realtà. Ok, il suo Zard.
Allora, il mio Charizard è più veloce, ma di Scorching non shotti mai. Questo è un po' un peccato, eh? Non sarebbe per nulla male tirarlo giù. Lui ovviamente di Flare Blitz, Draco Barrage ci tira giù. Qua non arriva il Cool, che è ok. Potrebbe essere Flare Blitz comunque qua è Insim. Qua è Insim. Questa è la parte difficile del fight, eh? Questa è la parte difficile del fight. Non so se leggeva la kill di Flare Blitz. Probabilmente no, perché non è mega. Quindi realisticamente è Didence. Ok, top. Dovremmo essere in ciabatte. Qua fai fake out più U-turn e Crassol vince. Non ho considerato Flare Blitz Burn. Vabbè. Fake out. Ok. Qui è U-turn, ti direi. In questo modo aggiustiamo i roll per coso. Qui lui è a più zero. Potrebbe anche fare Swordance, per quanto ne so. In caso sarebbe ok. Lui non ha modo, non può, non mi killa mai. Sì, sì, U-turn. Top. Ok. Qui... Oh sì! Oh sì! Grazie mille, oh, sì. Meco, per il Prime. Oggi ha rinnovato l'abbonamento per 8 mesi. Qui... Crassol è safe. Dreadnought... No, allora, Dreadnought non ci serve adesso. Perché Crassol killa di Rock Blast. Grazie, Meco, per il Prime, comunque. Oh, Dreadnought non killa. Poi di Acqua Getto forse ce la faceva. Quanto è? Perché il concetto è questo. Noi ora entriamo che siamo a più uno ed è ok. Dreadnought tanca tutto. Ha l'Hardstone. Il vantaggio che avrebbe Dreadnought è che eviteremo il burn di Flame, di Flare Blitz. Che è comunque un 10%, eh? Fake out e U-turn di Incineroar. Gli hanno fatto un minimo di 20. Dreadnought 68, Impish. Lui ha più 1, tanca tutto. Rock Slide più Acqua Getto sotto Sun, Rock Slide con l'Hardstone. Easy Dreadnought qua. Hearthstone Impish, l'armor. Dreadnought è più safe di Crassol qua. Dreadnought è più safe. Dreadnought è più safe. Abbiamo Acqua Getto, vero? Sì. Rockslide, questa si tanca. Siamo Impish. E non rischiamo mai il crit. Top. Rockslide, se non killa questo, Acqua Getto lo tira giù. Nice. Dreadnought era più safe di Crassol qua. Non prendevi la burn. Ci è andata bene che siamo entrati su Swordance. Easy. GG. Ora mancano Blaziken, che è la parte in cui rischiamo di perdere la run. Così abbiamo Crassol che è safe su Blaziken. Per questo ho voluto fare sta cosa qua. Ok. Il lato positivo è che qui Blaziken legge la kill. Il lato negativo è che la legge anche con Flare Blitz. Ad ogni modo, Marowak, è il tuo momento. Non tirare Flare Blitz, tira un'altra cosa. Easy. Ciao. 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 Eppala, passa attraverso il corpicino del nostro Marowak Aloligno. Boomerang. Flare Blitz. Ma certo, Flare Blitz farà sicuramente grandi danni. Stai a vedere? Io che faccio lo spavaldo, ma in realtà questo Pokémon avrebbe potuto intarmi la run. Gogeta VGC ti banno.
Ban Gogeta VGC, basta. Sei entrato in live. Gli unici 4 messaggi che hai droppato è che il gioco è troppo semplice. Letteralmente mi stai sul cazzo. Ciao. Ale, insieme a Blaziken. Ciao, 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 ciao. Ottimo. Impossibile non svalutare il lavoro delle persone. Nice, Snorlax ha già vinto. Crit. Oh, ma come ho fatto a crittare, ragazzi? Assurdo. Wait, non credo che abbia già vinto. Ho sbagliato i calcoli. Aspetta. Aspetta un attimo, mi sa che ho sbagliato i calcoli, ragazzi. Ho fatto un errore. Ok. Ma è giù Snorlax? Sai di sì, sai. Sbagliato i calcoli. Togekiss. Cosa mi è sfuggito? 68. Aeroblast crit. Careful. Cazzo, è vero, sì, siamo giù di un po' di roll. Eh sì, è sempre crit. Merda, non bastavano i lefties, ho calcolato male. Questo non è piacevole. Per nulla aggiungerei. Sì, ho sbagliato a calcolare su una natura careful. Ero convinto di averla messa quando ho calcolato, invece l'ho messa. Siamo giù di 5 roll. 6 roll su... Vabbè, 6 roll su 16 non è male. No, Zard non regge mai. Facciamo un po' di calcoli. Allora, Aeroblast è sempre crit. Qua lui credo che vada di Aeroblast. Potrebbe anche fare Roost, sarebbe fastidioso. Quindi sì, Fake Out è un'idea. Com'è Mega Charizard Y? Non ha poca di Special Defense, ma non credo che tanchi Aeroblast crit. Infatti... 8. No, non tanca mai. C'è l'Y non è giù. Incineror. Vabbè, Incineror tank può fare Fake Out. Sì, ma poi. Immagino che una play abbastanza interessante possa essere. Se lui qua fa Roost, Incineror fa U-turn e entra Crassol che ha Sturdy, corretto? Merda, ma sono un clown. Frasi, usavi Crassol contro Zardo, e vedrai. No, se mio nonno aveva 3 palle era un flipper. E se tu giocavi Radical Red, avendo già visto come andavano le lotte, lo vincevi facile. Easy prende 59-69 da Aeroblast. Se lui qui per qualche ragione facesse U-turn sarebbe GG. Se invece fa Aeroblast siamo un po' punto a capo. Insi ha qualche possibilità di killare di Fake Out. 12%. No, non credo. Crassol quanto prende? Troppo e non outspeed, che è la cosa principale. Incineror. Tira Roost, stronzo. Dai, tira Roost. Easy. Yes! Let's go! Let's go! Il cervello della potenza! Il cervello della potenza! Cervello do potenzi! Puerco madon! Easy. Ok. Do per scontato che Crassol Rock Breaker shotti. Decisamente. Non serve neanche Fake Out. Io tiro comunque per il meme. Non ha Inner Focus. U-turn. Bravo, bella idea. Grande idea. Sì, ha funzionato. Ma crapo, Rock Breaker è inutile. Boom!
senza Rockbreaker, perdiamo un po' comunque. Easy. GG. Troppo facile. Radical Red, bisogna giocare la Case Wyrmon. Bene. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Allora, mi piacerebbe planare un'altra lotta con voi. La verità è che sono molto stanco, quindi... per questo rientro di lunedì può bastare. Do giusto un'occhiata alla prossima fight. Dai, fantastico! Che cosa siete? Ciao ragazzi, come state? Clorofila, Knock Off, Solar Blade, Parting Shot. Vabbè. Mostruoso! Un ragazzo giovane che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Vabbè, immagino... Alcrimi Gigamax. Sì, è una mega. In questo gioco le Gigamax diventano mega. Sì, vabbè, immagino che sia Zard su Shiftry. E wait, cioè, abbiamo first impression, vero? Però lui ha fake out, quindi in realtà non è iper safe, bisogna dire la verità. E poi su Sylveon, oh Gesù Cristo, quel Sylveon, madre di Dio. First impression, regà, se pigliamo fake out, quindi su Itran Charizard è molto forte. Su Sylveon, Tinkaton è molto inculato. Sylveon, Last Resort, Hyper Voice, Weather Bolt e Stored Power, come ho intenzione di gestirlo, esattamente. Che si tira la Z. Non ho ancora visto una Z in questa run, che schifo. Ma immagino Incineroar non sia così malvagio, no? Cloud Serena vs Sylveon. Ma Stored Power è comunque aumentata. Non sarebbe male, non è una bruttissima gol. E il problema è Stored Power, se no era ok. E anche Weather Ball, volendo. Però sì, immagino che comunque un modo per far entrare Golisopod lo troviamo, anche banalmente in Switch In su Fake Out, poi First Impression, Gudra, immagino che Snorlax sia ok, Itran immagino che Zard sia ok. Molto utile in questa sezione Charizard, che do Odrio su Sylveon. Sì, il problema è quello Star Power, bisogna calcolare. Alcrimi, Moonblast, Mystical Fire, Misty Explode. Oh no, ti prego. Basta. Basta, ti prego, basta. Non me lo merito. Immagino che Clodsire sia molto buono su Alcrimi, a parte gli scherzi. Mi faccio un pre-plan. Clodser è... bravo ragazzo, sì. Anche perché Alcrimi Mega è un coglione in difesa fisica. Sì, Clodser su di lui. Mi sembra l'idea migliore. E poi su Sylveon immagino che... Sylveon si ringrazia per la partecipazione. Livium Z, che cos'è che boostava? Ricordatemelo, please. Quanto boostava? Attacchi e speed. Sì, ma di quanto? Quello che voglio sapere. Più 2 in tutte le stats. Iniziate a vedere i danni di Store Power. Eccoci qua. Non mossa niente male. Vediamo se Dodrio. Beh, minchia, Dodrio sotto Sun. Scusami, Dodrio entra safe. Ma se lui va a più 2, ce lo incula. Ma special defense e compagnia non sono contate. Vabbè, allora. Il concetto è che lo treti.
di Flare Blitz sotto Sun. Ma se lui tira Livium Z è un po' un problema. D'altro canto, se invece non lo tirasse, è Ciabattelandia. Quello è vero. Dodrio sarebbe Ciabattelandia. Beh, scusami, solo così però Stored Power su Clodsire è così drammatico? Ovviamente Clodsire era una guerra. Drammatico? No, però. Invece Incineroar... di Hyper Voice prende uno sbrego. Sì, di questa roba qua è un po' antipatica quella situa su Sylveon. Qua sarebbe stato veramente huge avere Berserker, Fake Out, Bullet Punch con la Shuka. Se vinceva da solo. Tinka Tonoka, scusami. Esattamente come perde. Perde che lui va più due, perdi, sì, certo. Però, voglio dire, nel caso avresti un'occa, prenderesti 68-80. Se lui avesse fatto quella roba lì, andrebbe a più speed. Tu saresti careful. Sì, saresti giù da metà dei roll di crit. Sempre ora a disposizione di predict sulla Z. Ma le Z non sono così facili da predictare. Quello è il discorso. Va bene, sì, comunque vabbè, abbiamo già uno pseudo plan. La prossima volta partiamo carichi. Allora, manca la Picnicker Susie, la Picnicker Alma. Oddio, questa lotta è in doppio. Quindi 3 lotte, 4 lotte, 5 lotte, 6 lotte. 6 lotte, se ne facciamo 3 a live prima del Nerd Show e non perdiamo. Ovviamente siamo a fucsiamoli. Raga, vi raido qualcuno, vado a collassare. Grazie per avermi seguito nonostante il mio annichilimento. Comunque vabbè, bello. È comunque una live Deathless di Radical Red. Quindi di cosa stiamo parlando? Easy. Troppo facile questo gioco. C'è una cattura dopo Professor Fight, mi sa. Sì, lo so, vediamo cosa prendere. Immagino Overkill, sono interessato. Vediamo un po'. Mi sembrava di aver visto Overkill. Raidino. Chi vediamo? Vogliamo buttarla nel meme? Dai. Occhio a Raid che sto per far partire. Ragazzi, vediamo domani alle 15 su YouTube con Crass MC. Ciao, vabbè. Con Crasso, non ce la posso più fare. Ci vediamo alle 15 su YouTube con la solo Slakot. Devo ancora impostarla tutta, per chi se lo stesse chiedendo. E poi domani alle 21 giochiamo un po' di Kaizovi nel chill, che devo riprendermi un po'. Devo sì streamare, ma con calma. E ciao, buon Pokémon Challenge. Sta portando Run and Ban, seguite Run and Ban. Potenzialmente, se finisco Radical Red, è la prossima Chrome, sperando che Gogeta non ci dica che è troppo facile, perché nel caso, ma poi tra l'altro poi Gogeta, come fai a counterare l'opinione di Gogeta, sperando che anche Run and Ban non sia troppo facile. Ciao.